Per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Buon pomeriggio dallo Stadio San Francesco di Nocera Inferiore, benvenuti sulle web frequenze di ForzaNocerino.it e Nocerina Channel. Vi stiamo per raccontare quella che sarà Nocerina Cavese, un derby che si porta avanti da 101 anni, la sfida ufficiale più antica della Nocerina Calcio, i derby con i cugini di Cava dei Tirreni. Chi vi parla è Francesco Bersito, accanto a me Carmina Picella, che vi dà il suo benvenuto. Buon pomeriggio a tutti amici all'ascolto, buon pomeriggio dallo Stadio San Francesco, dal quale vi racconteremo fra poco quello che è Nocerina Cavese, questo derby prenatalizio che vede affrontarsi Davide e Golia, con questa volta la Nocerina nella posizione di Davide, ma è anche vero che i derby, come dicono in molti, azzerano i gap tecnici, i gap fisici, e ce ne sarebbe davvero bisogno oggi con la Nocerina che sta venendo pian piano fuori a fatica dalle paludi di una situazione societaria che si era resa insostenibile. Cavese che va a gonfie vele al primo posto e con una differenza fra le due giusto di 18 punti, la Cavese a 36 punti, la Nocerina a 18, giusto il doppio. Quindi sul campo non ci sarebbe lotta, ma le partite sono tutte da giocare, Francesco. Le partite sono tutte da giocare e tutte da vivere, la vivrete sulle nostre web frequenze come sempre, e come sempre vi invito a mettere un bel like alla nostra pagina di ForzaNocerina.it su Facebook, di iscrivervi al canale YouTube di Forza Nocerina e Nocerina Channel e di seguirci su Instagram e Twitter. Sono gesti che a voi costano poco, è un secondo, lo so, lo dico sempre, vi invito ogni volta a fare la stessa cosa, ma per noi è qualcosa di veramente importante, per voi si tratta veramente di perdere un secondo, niente di più. Clima poco da derby qui allo stadio di Nocera, campeggia uno striscione in curva, cercheremo di inquadrarlo da qui a qualche istante. C'è uno striscione in curva che dice un derby senza rivali è la morte dei nostri ideali. Ecco che le nostre telecamere lo inquadrano, è uno striscione prodotto dalla Curva Sud per protestare contro la decisione di non far partecipare i tifosi metelliani a questo derby. È una decisione presa dalla curva che noi non commentiamo, ognuno è libero di fare quello che vuole, però ci sarebbe tanto piaciuto sentire la nostra curva inneggiare i colori rossoneri, soprattutto in una partita così importante in cui bisogna spingere, accompagnare i ragazzi verso una prestazione di livello. Oggi l'avversario è il peggiore che potesse capitare alla Nocerina per tantissimi aspetti, per gli aspetti di classifica, per gli aspetti di morale, per il momento che sta vivendo la Nocerina che è senza società,
da più di un mese, anche se sembra che tutto sia in via di soluzione, presto la storica squadra di Nocera Inferiore potrebbe avere un presidente italiano dopo questa strana parentesi americana, questa dirigenza di Boston che il è arrivata. Il pino americano. Questa dirigenza che è arrivata, ha parlato tanto, ha speso anche tanto, perché bisogna ricordare a Cesare quello che è di Cesare, ma ha prodotto poco e soprattutto alle prime critiche ha alzato i tacchi e si è andata per una marea di motivi che non è questo il momento di analizzare, magari ci torneremo nelle cronache future quando si parlerà di questa stagione. Quello che dice invece la giornata di oggi è che si sta per giocare derby tra Nocerina e Cavese. Vado a leggere quelle che sono. Volevo dire, come hai anticipato, prego, tu, sarebbe stato bello che ci fossero i tifosi della Nocerina, ma la verità sarebbe stato bello che ci fossero stati tutti i tifosi, anche quelli della Cavese, perché il bello di queste partite è proprio anche quello che succede sul dispatto. No, l'ho detto, l'ho detto. Sotto i cori reciproci, ed è sempre una sconfitta per lo sport che tanto ci piace quando c'è una limitazione del genere. Però ti lascio alla lettura delle formazioni. Ne abbiamo vissuti derby contro la Cavese, soprattutto in quel di Cava dei Tirreni, quando Carmine ci muovevamo assolutamente in massa da Nocera Inferiore. Mi ricordo il mio primo vero derby con la Cavese, era in Eccellenza, inizio anni 90. Noi eravamo tanti tanti tanti, anche loro erano tanti tanti tanti. Ne parlò il TG2 il giorno prima, una partita di Eccellenza per la quale si sarebbero mosse 6.000 persone, ma stiamo parlando di ere geologiche fa. La Cavese scende in campo con Colombo, Rossi, Maffei, Aliperta, Foggia, Banegas, Bezon, Bubas, Bacio Terracino, Fissore e l'ex di turno, uno degli ex di turno insieme ad Aliperta e Como. Quindi gioca fin dall'inizio Kevin Magri, a disposizione del mister Emanuele Troise. Ci sono Angeletti, Salandria, Gagliardi, Palma, Tuminelli, Cuomo, Altobello, D'Amore, Ludovici. Risponde la Nocerina con Stagos, Romeo, De Marino, Talamo, Vasanisi, Caso Naturale, Giacomarro, Chietti, Garofalo, Schiavella e Baldè. In panchina con mister Nunziato Zavettieri ci sono Russo, Menichino, Gaudino, Mancino, Bandera, Lini, Samarante, Marrazzo, Franco e Fusco. Arbitra la gara il signor Zago di Conegliano Veneto, assistenti Cozzuto di Fornia e Spatrisano di Cesena. La Nocerina che recupera due calciatori importanti come Talamo e Mancino. La mobilità di Talamo è importante, domenica è mancata tantissimo in quel di Bitonto, sabato chiedo scusa, è mancata tantissimo in quel di Bitonto, dove abbiamo visto agire un Baldè fin troppo solo, probabilmente con l'apporto di Talamo. E bel secondo tempo disputato dalla formazione rossonera e il risultato sarebbe stato diverso. Gioca subito dal primo minuto Caso Naturale, Vincenzo Caso Naturale, esterno d'attacco classe 1990, che debutta con la sua nuova maglia dopo aver disputato la prima parte della stagione con quella della Afragolese. C'è in panchina Russo, portiere di esperienza, lo ricordiamo Carmine anche per quella parentesi in Serie B. Sì. Non vado a ricordare le singole prestazioni. È tornato, speriamo che giochi al meglio e al massimo per questa maglia. Stefano Russo non benissimo nella sua parentesi rossonera nelle 8 partite disputate, poi il peregrinare in Serie C fra cui Vibonese e anche la Cavese. L'ha visto fra i pali e ora è ritornato, diciamo, alla casa madre, se vogliamo dire, dato che comunque aveva iniziato ad un certo livello qui a Nocera, e che livello in Serie B. Ma non siano gli unici calciatori che arriveranno, Russo e Caso Naturale, nelle prossime ore potrebbe arrivare un difensore
ed anche un attaccante centrale, per cui si prospetta un rimpinguamento della rosa anche dal punto di vista numerico, oltre che da un po' di esperienza, dato che la nocerina anche oggi, nonostante l'inserimento nei 20 convocati di lusso e di caso naturale, rimane altamente farcita di under, che comunque si sono ben comportati in queste, soprattutto in queste ultime due gare, Molfetta con la vittoria in casa e Bitonto con un pareggio nel quale forse si, con Bitonto perdendo 1-0, ma forse si meritava qualcosina in più, per cui nulla da dire a questa squadra che, nonostante le numerosissime difficoltà ambientali, per quanto riguarda più che ambientali societarie, per quanto riguarda gli ultimi due mesi, senza un punto di riferimento, è riuscita comunque a tenere una media dignitosa in chiave salvezza, per cui da qui in poi inizia un altro campionato, Francesco. Ma prima di iniziare questa partita io do la linea alla regia per il doveroso stacco pubblicitario. Di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi Braseria, Steakhouse e Pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Riprendiamo la linea dallo stadio San Francesco, manca davvero poco all'inizio di questo antico derby tra la Nocerina di mister Zavettieri e la Cavese di mister Troise. Vado a rileggere le formazioni a beneficio di coloro che si siano messi solo ora in ascolto delle nostre web frequenze, e vi invito anche, lo so, lo faccio sempre, ma lo farò continuamente, a lasciare un bel like alla nostra pagina di Forza Nocerina su Facebook, a iscrivervi al nostro canale YouTube di Forza Nocerina e Nocerina Channel e a seguirci su Twitter e Instagram. Cavese, Colombo, Rossi, Maffei, Aliperta, Foggia, Vanegas, Bezzon, Bubas, Bacio Terracino, Fissore e Magri. A disposizione di mister Troise ci sono Angeletti, Salandria, Gagliardi, Palma, Tuminelli, Cuomo, Altobello, D'Amore e Ludovici. Sponde la Nocerina con Stagos, Romeo De Marino, Talamo, Basalisi, Caso Naturale, Giacomarro, Chietti, Garofalo, Schiavella e Baldè. In panchina con mister Nunziato ci sono Russo, Menichino, Gaudino, Mancino, Bandera, Dini, Samarante, Marrazzo, Franco e Fusco. Arbitra la gara è il signor Zago della sezione di Conegliano Veneto. Assistenti Cozzuto di Formia e Spatrisano di Cesena. Una Cavese quasi imbottita di ex, ce ne sono ben tre quelli che scenderanno in campo quest'oggi qui al San Francesco. Si tratta di Kevin Magri, Emanuel Cuomo e Domenico Aliperta. Due di questi ex sono davvero freschi, Magri e Cuomo. Magri è stato qui fino a una decina di giorni fa, Cuomo praticamente si è allenato con la Nocerina fino all'altro ieri. Per loro sarà, soprattutto per Cuomo che ha vissuto
due stagioni e mezzo in rosso nero, sarà una gara davvero particolare, prima partita con una maglia diversa, proprio sul campo che l'ha visto protagonista, come un calciatore che ha sempre dimostrato grande attaccamento alla maglia rossonera, non ha mai tirato indietro i piedi, le gambe, il cuore, i polmoni quando è stato chiamato a scendere in campo. Carmine, se c'è qualcosa che poteva nascere meglio in questo derby, magari la presenza di pubblico, indipendentemente dalla scelta della curva, non registriamo tantissime presenze sugli spazi. È un giorno lavorativo, però. È un giorno lavorativo, è un mercoledì prenatalizio, quindi tutti presi dalle proprie vite. Però diciamo che negli ultimi 5 minuti qualcosina in più in termini di persone entrate in tribuna, distinti diciamo sulle 200 unità, qualcosa in più in tribuna, diciamo siamo intorno ai 500-600 spettatori, qualcosina giusto, qualcosina in curva, poca roba per essere un Nocerino Cavese, anche se magari di domenica di solito non ci sarebbe stato qualcosina in più. Di solito non eravamo 500 neanche a Simone Taramberti. Assolutamente. Dato che due squadre fanno il loro ingresso sul rettangolo di gioco, con la terra arbitrale davanti ad indirizzare i 22 atleti che scenderanno in campo dal primo minuto, la Cavesa in completo bianco, la Nocerina, con la classica casacca rossonera a strisce verticali, la più bella di tutte, quella che ci fa battere forte il cuore. Pantaloncini neri e calzettoni neri, le squadre sono arrivate al centro del campo per i saluti pre-gara. Vediamo al lancio della monetina chi giocherà il primo pallone ed in quale porzione di campo per questo Nocerino Cavese, che di qui a breve andrà ad iniziare. I due capitani Garofalo e Daliperta si salutano al centro del campo, scambio di gagliardetti fra i due, e poi adesso è la sorte che sarà a decidere chi giocherà il primo pallone. Tutto è pronto, vado a rileggere molto velocemente, Carmine, le formazioni in campo: Cavese, Colombo, Rossi, Maffei, Aliperta, Foggia, Vanegas, Bezzon, Bubas, Bacio, Fissore e Magri, Nocerina con Stagos, Romeo, De Marino, Talamo, Basanisi, Caso Naturale, Giacomarro, Chietti, Garofalo, Schiavella e Baldè. Sembra che la Nocerina attaccherà da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, mentre il primo pallone di questo derby è affidato ai piedi della Cavese. Intanto le due squadre si raccolgono al centro del campo per le foto di rito, non c'è nessuno nel settore ospite, pochi quelli nel settore popolare dello Stato San Francesco. Tutto pronto, gli assistenti stanno verificando che le reti siano idonee allo svolgimento della gara. Applauso del San Francesco per i calciatori rossoneri che scendono in campo dal primo minuto. Capitan Garofalo, 4-4-4-3-3 per la Nocerina, almeno questo sembra, 4-4-2 per la Cavese. Sul pallone per la Cavese il numero 9 Foggia, attaccante, il puntero dei bianco-blu, questo oggi in tenuta bianca. Tutto pronto, il fisso dell'arbitro, parte Cavese Nocerina, il pallone fra i piedi di Kevin Magro, poi per la riperta che va in rinvio lungo, va a saltare Chietti che libera, pulisce la sua area di rigore, la riperta riguadagna il pallone che cerca di centrocampo, lo smista sulla destra a Vanegas, si è difesa di Vanegas, ancora per la riperta, riperta di esterno, ancora per Vanegas, a chiudere il triangolo, Vanegas si accende in posizione di tiro, serve dal lato opposto, bacio della Cini, cross al centro, contratto dalla schiena di Chietti in fallo laterale, la Cavese che parte in attacco. 33 secondi di gioco trascorsi in quello Stato San Francesco, dal quale vi stiamo raccontando. Cavese e Nocerina, fallo laterale in attacco per la formazione ospite, dalla sinistra Maffei con le mani, è pronto la rimessa in gioco. Maffei direttamente in area di rigore alla ricerca dell'attaccante, ma Romeo libera la sua zona di campo, recupera il pallone Magri per Aliperta che cerca di centrocampo, ancora il pallone nero per Magri, l'attacco si diluisce di Baldè che poi mette giù Maffei, calcio di punizione in favore della Cavese. Siamo all'altezza dell'arena mediale del campo, spostati sull'auto di sinistra.
a Riperta in possesso del pallone, allarga il gioco sulla sinistra a Bacio Terracino, palla centrale, recupera tutto la difesa della Nocerina, Chietti pronto a far ricominciare l'azione, sparacchia in avanti come può, direttamente in fallo laterale. Con le mani dalla sinistra, sempre Baffè per la Capese, l'arbitro lo invita a retrocedere di qualche metro per la battuta del fallo laterale. Pallone in orizzontale per la Liperta, che allarga il gioco per Rossi sulla destra, il pallone all'indietro per Magri, la Liperta per Fissore, che sventaglia dal lato opposto alla ricerca del numero 19 Belzon, il pallone alla Cina, il pallone avanti per Talamo, all'indietro Rossi per Colombo che va al rinvio di testa, prolunga verso Foggia, un calcio della Capese, sparacchia davanti alla Nocerina, recupera il pallone per la Capese, Rossi il duetto con Banegas, il pallone per via centrale alla Liperta, vero catalizzatore di tutti i palloni della Capese, la sventagliata di Berzon. Mette il pallone al centro, recupera il pallone Foggia, tallonato da Di Marino, Di Marino che fa palla in calcio d'angolo. Il primo corner della gara sarà ad opera della Capese, lo batterà dalla sinistra di Stagos, con il sinistro a rientrare il numero 19 Bubas. Di Bubas, palla sul secondo palo di testa, alza il pallone un calciatore della Nocerina, poi palla a Campanile all'indietro per la Liperta che di testa alimenta in avanti, palla in avanti per Magri che si era trovato alla battuta facile contro Stagos, ma era tutto fermo per fuorigioco, intanto riparte la Nocerina con Talamo, ben imbeccato da Garofalo, va giù Talamo, calcio di punizione per la Nocerina, il numero 10 della Capese Banegas ha commesso il fallo, calcio di punizione sulla tre quarti auto di sinistra dell'attacco rossonero. 3 minuti 40 secondi qui allo Stato San Francesco, 0-0 il risultato finora maturato, si fa vedere la Nocerina nella metà campo della Capese. In questo calcio di punizione sarà Garofalo alla battuta, sul pallone c'è anche Basanisi, ma molto presumibilmente scodellerà con il sinistro ad uscire sul secondo palo proprio Agostino Garofalo. Si allontana Basanisi, parte la rincorsa di Garofalo, palla al limite dell'area di rigore, di testa prolunga un calciatore della Capese, fa ancora la Nocerina in aria, sale di batte di batte, va giù un calciatore della Nocerina, Garofalo di testa prolunga la sfera, poi c'è il calcio di punizione per il fallo su Garofalo di Berzon, calcio di punizione da posizione interessante questa volta, si potrebbe andare anche alla battuta a rete diretta. Reclamano un calcio di rigore, il calcio della Nocerina che sinceramente non ci sentiamo di accordare. Io l'avrei dato, ma sono cose mie. Calcio di punizione per la Nocerina, posizione interessante, si potrebbe pensare alla battuta a rete diretta perché siamo anche un po' più centrali rispetto... Più da Basanisi posizione. Più da Basanisi, più di un destro, infatti sembra proprio lui che vuole andare alla battuta di questo calcio di punizione. Ma Basanisi non ha questo tipo di caratteristiche. C'è anche Alessio Romeo sul pallone, Samuele Romeo, mi perdono. C'è la rincorsa di Basanisi, in zona pallone c'è anche Garofalo, pronto a scodellare sempre sul secondo palo. Però intanto Colombo ne mette 5 in barriera. Fissio dell'arbitro, Basanisi lascia il pallone, Garofalo sul secondo palo, la rete della Nocerina, cambia il risultato al quinto minuto del primo tempo, cambia il risultato, ha segnato la Nocerina, per la Nocerina, ha segnato Samuele Romeo. Grande, grande schema su punizione, la palla direttamente sulla testa di Romeo che a pochi passi da Colombo non se l'è fatto dire due volte e ha portato in vantaggio la squadra rossonera.
calma, mancano due giorni alla fine di questa partita. Calma, ma siamo partiti a San Francesco, è cambiato il risultato a San Francesco, è la Noce Nera che passa avanti, è la Noce Nera che adesso vince 1-0 contro la Chiavese. Rettifichiamo, non ha segnato Samuele Romeo, ha segnato Vincenzo Caso Naturale e ha portato in vantaggio la Noce Nera. Riparte la Chiavese con la riperta. Il pallone in verticale, recupera tutto Caso Naturale. Palla sventagliata in avanti, il pallone va fuori. Fallo laterale per la Noce Nera dalla destra e Chietti, pronta la rimessa in gioco con le mani. Pallone in avanti per Caso Naturale che prolunga verso Baldè, recupera un calciatore della Chiavese, commette fallo Baldè, il pallone termina il fallo laterale, l'arbitro lascia cadere, Maffei con le mani, orizzontale per Aliperta che porta in avanti il pallone. Aliperta allarga il gioco sulla destra per Rossi, Rossi in orizzontale per il numero 18 Berzoni, Berzoni in verticale subito per Foggia, va giù Foggia, calcio di punizione in favore della Chiavese. Non era Foggia ma era Berzoni che era andato in profondità sulla tre quarti, è andato giù, calcio di punizione per la Chiavese, la posizione interessante da lì all'Iperta potrebbe fare male. C'era sembrato Caso Romeo l'autore del gol, chiediamo scusa, siamo lasciati un attimo prendere dalla concitazione del momento. Vincenzo Caso Naturale ha portato in vantaggio la Noce Nera, adesso c'è un calcio di punizione da posizione interessante per la Chiavese, siamo leggermente spostati sull'auto di destra, tre quarti campo sul pallone, Mimmo Aliperta, tre uomini in barriera per Stagos, si attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo istante. Parte Aliperta, pallone direttamente verso la porta, sulla traversa. 8 minuti, 28 secondi sul cronometro. Al quinto minuto la Noce Nera è passata in vantaggio con il numero 10, Vincenzo Caso Naturale. Non c'è la curva quest'oggi, ma il San Francesco sta ringhiando lo stesso. C'è la tribuna che sta facendo il tifo. Speriamo che vada avanti così, con questo entusiasmo, fino alla fine dell'incontro. Calamo aggancia un buon pallone, guadagna fallo laterale, Talamo che parte molto arretrato, parte il fallo laterale di Garofalo per Talamo, protegge il pallone in mezzo a due, lo perde, prova a ripartire la Chiavese, Talamo lo recupera, Basanisi sulla destra, gola per Talamo in area di rigore, troppo lungo il servizio in profondità, pallone che è terminato oltre la linea di fondo, per cui andrà Colombo alla battuta per far ricominciare il gioco. Lì a due passi c'è Magri, Colombo lo serve, battuta corta, allarga il gioco sulla sinistra per Fissore, Fissore in verticale per Foggia, Chietti lo anticipa spedendo il pallone lontano, poi c'è Berzon che evita un paio di avversari non senza qualche rischio, ma arriva lungo verso Foggia, Stagos con le mani va ad abbrancare in presa, Stagos subito per Romeo, Romeo sulla sinistra per Garofalo, la sventagliata in avanti di Garofalo per la corsa di Talamo, su di lui c'è Rossi, Talamo lo mette giù, calcio di punizione per la Chiavese, fallo in attacco. Un po' generosa questa punizione, Talamo si era semplicemente liberato, nel frattempo quando tocca il pallone Kevin Magri si fa sentire tanto la tribuna. Calcio di punizione battuto verso Aliperta che allarga il gioco sulla sinistra alla ricerca di Bacio Terracini, davanti il pallone è molto aggressiva la Noce Nera, è andato infatti il pressing alto di Chietti ha fatto sì che la Chiavese sbagliasse il controllo in fase di uscita di campo e il pallone è terminato oltre la linea laterale. Chietti dalla destra con le mani è pronto a mettere il pallone in gioco, gli si fa incontro Baldè, Chietti non lo serve, serve invece il numero 27 Schiavella che dialoga con Caso Naturale, il pallone sul secondo palo alla ricerca di Basanisi che arriva per il primo sul pallone, deve però uscire dall'area di rigore, spalla alla porta, si va lì dietro per Garofalo, Garofalo il cross al centro dall'auto di sinistra, Talamo non ci arriva di testa, ci arriva invece Caso Naturale che impegna di nuovo Colombo che è in presa, si
si distende alla sua sinistra e fa solo il pallone. Colombo che serve subito sulla destra, Banegas che viene davanti, palla al piede. Banegas il pallone all'indietro per Magri, in orizzontale per Fissore, Fissore per Berzon, Berzon sulla destra per il numero 10 Banegas. Non ci sono spazi per la Caprese, il pallone indietro per la Liperta che allarga il gioco, poi per Fissore che può, a qualche metro a disposizione, e prova a sfruttarlo. Gli si fa incontro Schiavella, Fissore la sventagliata in avanti alla ricerca di Banegas, lo anticipa Agostino Garofalo, il fallo laterale, rimane in attacco la Caprese dalla destra con le mani, Rossi pronto alla rimessa in gioco, 1-2 con la Liperta. Poi è Schiavella a mettergli di nuovo palla in fallo laterale, ancora Rossi dalla destra pronto alla rimessa in gioco con le mani per Banegas, sulle sue tracce c'è il colo, c'è Garofalo, Bubas in qualche modo, Banegas il tiro, il gol della Caprese con Banegas che dal limite dell'area è andato alla battuta, è andato a fare gol. 12° minuto, Banegas la mette in equilibrio di nuovo. Intanto vengono invitati ad andare altrove ad esultare i calciatori della Caprese, dato che sono andati ad esultare sotto il settore curva della Nocerina. I calciatori della Nocerina subito sono intervenuti per pregare i calciatori in maglia bianca di andare ad esultare altrove. Ha pareggiato la Caprese, ha pareggiato Banegas con un'azione al limite dell'area, poi è andato a scoccare un sinistro radente che ha battuto Status. Imparabile il tiro di Banegas che si è girato dal limite dell'area e ha lasciato partire un rasoterra che si è insaccato alla sinistra del portiere Stagos, assolutamente incolpevole, ma un gol attaccante vero per questo giocatore della Caprese. È venuta fuori tutta la doppia munizione intanto, Banegas e Romeo. È venuta fuori il tasso tecnico elevatissimo della Caprese in questa azione, tutto nello stretto, 1-2 fra Bubas e Banegas, poi Banegas al limite dell'area che si libera di un avversario, stringe il sinistro con lasciando stecchito Stagos. 1-1 al 13° minuto del primo tempo. Partirà con la Nocerina dal centro del campo con Basanisi pronto a far ricominciare le danze. Sono le leggi del calcio, sbagli il raddoppio e trovi il gol, il più classico del gol mancato, col subito per la Nocerina. Garofalo per Romeo, si ricomincia dalle retrovie di Marino. Marino la sventagliata dal lato opposto per Basanisi che ha qualche metro a disposizione, prova a sfruttarlo, la sovrapposizione di Garofalo, Talamo che si accentra, Basanisi porta palla, Basanisi può andare anche in azione personale, al limite dell'area Basanisi, il tiro, la contrapposizione di Maghi che ferma il pallone, Romeo ferma l'azione offensiva della Caprese sul nascere, e lo stesso Romeo va a pulire la zona di campo, sempre da linea per Stagos, di Marino per Romeo sulla sinistra. Occhio in avanti di Romeo, la sventagliata in avanti per Baldé, anticipato da Magri, recupera il pallone Schiavella, l'indietro il pallone per Di Marino, Di Marino che allarga il gioco per Chietti sulla destra, Chietti ancora per Di Marino per due centrali, si allarga Romeo, Di Marino va alla sventagliata lunga per la ricerca di Talamo che però non può arrivare su questo pallone, molto probabilmente era anche in posizione irregolare di partenza, pallone che termina oltre la linea laterale con le mani, Rossi per la Caprese è pronto alla rimessa in gioco con le mani dalla propria metà campo, Troise, allenatore metelliano che dà i consigli ai suoi, in piedi davanti alla panchina, fallo laterale battuto, Basanisi per Schiavella, Schiavella provato a domesticare il pallone, Talamo ancora per centrale per Basanisi, Magri va giù dopo il contatto con Basanisi, calcio di punizione per la Caprese, brutto colpo al viso per Kevin Magri. Prodotto perché Animaghi che rimane giù dopo lo scontro con Basanisi, è stato uno scontro duro ma non c'è stata volontarietà da parte di Basanisi di far male, di far
far male all'avversario, che fino a una settimana fa è stato compagno, Francesco. Sì, non ha certamente lasciato un buon ricordo neanche tra i suoi ex compagni di squadra, Kevin Magri. Ricordiamo quell'episodio spiacevolissimo di quando l'ex difensore rossonero, anche nervoso per la prossima prestazione contro il Matera, ha sfasciato parte dello spogliatoio. Quindi immaginiamo che non sarà stato accolto nel migliore dei modi, ma di certo non è stato colpito in modo volontario in questa occasione. Magri comunque si è rialzato e pronto a rientrare in campo, nulla di preoccupante per lui. Viene ripristinata adesso la riparità numerica, intanto che il lancio su questo calcio di punizione viene messo in fallo laterale da Chietti. Con le mani Maffei è pronto alla rimessa in gioco. Maffei palla dentro per Bacio Terracino, che prova ad entrare in area. Poi Chietti lo anticipa, commette fallo Bacio Terracino, ma è stato bravo Chietti a far carambolare il pallone sull'avversario e a guadagnare fondo. Nulla di fatto per questa azione offensiva della Cavese. Ricordiamo, nel minuto che intercorre fra il 16esimo e il 18esimo, Nocerina 1, Cavese 1, qui allo Stato San Francesco. Caso naturale, in possesso del pallone, spalle alla porta, deve, è problema di saltare un uomo, serve indietro per Chietti. Chietti in verticale per Baldé, pallone fuori misura, recupera il pallone la Cavese. Chietti recupera la sfera, e poi va giù, un calcio di punizione in favore della Nocerina per il fallo di Bubas su Chietti. La circuizione è battuto corto, cerchio di centrocampo per la Nocerina, Giacomo Marro, possesso del pallone, indietro per Chietti, orizzontale per Romeo, salaga sulla sinistra Garofalo, Romeo serve De Marino, De Marino per via centrali, ancora Giacomo Marro, il pallone fuori misura, recupera la sfera alla Cavese con Maregas, pallone per Bezzon, al limite dell'area, il tiro di Bezzon, la parata bassa e Stagos senza problemi. Si scalda intanto un giocatore per la Cavese, non sappiamo bene chi sia, qualche movimento in panchina già per mister Troise. Garofalo per Basanisi nel cerchio di centrocampo, Basanisi chiude la marcatura dell'avversario, poi caso naturale che lascia il pallone per Baldé. Baldé palla dentro in area di rigore, Magri il tocco, il pallone che termina il calcio d'angolo, si rifà viva in attacco la Nocerina e Magri si dimostra quel calciatore incerto che abbiamo ammirato a Nocera. Abbiamo avuto la sfortuna, ora lo posso dire, di ammirare a Nocera per tante gare. Calcio d'angolo per la Nocerina dalla destra di Colombo con il sinistro contraddittorio ad uscire, si porta Cossino Garofalo alla battuta, parte la rincorsa di Garofalo, palla in area di rigore, mette fuori la difesa della Cavese, di testa Chietti prova a far rimanere lì il pallone, Garofalo in qualche modo, ancora Chietti sulla sinistra, viene in avanti, Chietti riesce a tenere il pallone in campo, il pallone messo fuori, bandiera in area di rigore, Talamo, il tiro di Talamo, la parata di Rossi sul di Colombo sul primo palo, si fa viva dalle parti di Colombo la Nocerina con Nicola Talamo. Bella questa azione da parte della squadra rossonera, ma bravissimo Chietti a recuperare un pallone che sembrava perso. Talamo si è girato in aria sul primo palo, il pallone probabilmente sarebbe andato anche fuori, ha preferito bloccarlo il portiere della Cavese Colombo. Cavese che prova a ripartire con Fissone in possesso del pallone nella propria retroguardia, porta in avanti la sfera in qualche modo, poi Bezzon cespica sulla sfera concedendo palla alla Nocerina. Basanisi va da solo, out di destra, servito caso naturale, il problema di tornare sul sinistro, commette fallo secondo l'arbitro, calcio di punizione per la Cavese, anche se era più fallo laterale della Nocerina, ma comunque praticamente c'è stato uno scontro assolutamente sul pallone, contrasto di gioco normale. L'arbitro ha segnato questo fallo alla Cavese, dobbiamo prenderne atto, ma non sono d'accordo neanche io. Tanto ancora la Cavese che guadagna spazio con Kevin Magri, preferisce appoggiare a Fissore. Bezzon sulla sinistra per Maffei di gran carriera, viene avanti, Bacio Terracini in area di rigore, cede il pallone a Foggia, ha il problema di girarsi, mette il pallone sul secondo palo a
al numero 10 Manegas. Manegas a Liviero per la Riperta. Riperta gira il pallone per via centrale a Bezzono. Bezzono palla dentro per Foggia, lo anticipa De Marino che poi va al rinvio in fallo laterale. 21 minuti 20 secondi, 1-1 il risultato maturato qui allo Stato San Francesco finora. Intanto c'è Bubas che va al controllo forse con un braccio, l'arbitro lascia correre, poi in area di rigore il pallone arriva dalle parti di Rossi che contrastato da Talamo non riesce a spedire verso la porta difesa da Stagos. Stagos che comodamente va a recuperare la sfera, sempre Romeo che a sua volta serve Garofalo sulla sinistra, pronto a far ripartire l'azione. Va al rilancio Agostino Garofalo per Baldoni che può partire in velocità, 1 contro 1, anticipato da Fossone il fallo laterale, era andato a far fallo Kevin Magri sulla chiusura su Baldoni. Attento alle sue spalle c'era Fissore che è andato a chiudere tutto. In fallo laterale, Garofalo all'indietro per Romeo. Ancora il pallone per Garofalo, ancora all'indietro per Romeo. Occhiata in avanti, Romeo palla dentro per Talamo che va all'aggancio del pallone. Prova a girarsi, serve all'indietro ancora per Garofalo. Siamo sull'alto di sinistra, Garofalo per Giacomarro. La sventagliata di Giacomarro per caso naturale, sull'alto di testa, l'aggancio di caso naturale, che è il problema di crossare al centro, lo fa, Baldè anticipato. Pallone messo fuori dalla difesa della Cavese, Maffei, il pallone in avanti, recupera la palla a Schiavelli, poi con un braccio il calciatore della Cavese ruba il pallone a Schiavella, calcio di punizione in favore della Nocerina, nella metà campo della Cavese, subito battuto da Schiavella per Chietti, per Garofalo, Garofalo per Romeo sull'auto di sinistra, Romeo ha sventagliato dal lato opposto alla ricerca di Schiavella, aggancia il pallone, il cross al centro sul secondo palo di destra, la alza troppo sulla traversa. Nocerina che si rende pericolosa dalle parti di Colombo al 23° minuto della prima frazione. Peccato per questo bellissimo cross di Schiavella, Talamo tutto solo, quasi tutto solo sul secondo palo, la schiaccia alto di testa. Non so se si possa dire che la schiaccia alto, sicuramente la schiacciata verso l'alto, ha schiacciato verso l'alto, trova l'impatto con la testa, pallone che termina altissimo, peccato che è una Nocerina e però è viva. Magri per Rossi, Fissone per vie centrali, viene in avanti, palla al piede senza alcun contrasto, la sventagliata dal lato opposto alle parti di Bezzon che riesce a narpionare il pallone, si tira indietro per Magri, tanto la Cavese è passata a 3 in avanti con Bubas, Foggia, anzi con Bezzono, Foggia e Banegas e Bubas alle spalle, fallo laterale per la Cavese in attacco. Dalla sinistra Maffei con le mani, è pronta la rimessa in gioco. Secondo bacio del Racino, Maffei opta per la battuta in aria per Foggia, due su di lui, ha il problema di girarsi, gli ruba palla alla difesa della Nocerina, solo che lo fa mettendo palla in calcio d'angolo, per cui si ripartirà con un tiro dalla bandierina per la Cavese. Antonio Bacio del Racino lascia la battuta a Bubas dalla destra di Stagos con il sinistro ad uscire, si porta Bubas, ex calciatore della Vibonese. Batte corto per Bacio Terracino che va a cross al centro sul secondo palo, tutto solo c'è Bubas, era Bezzon che aveva battuto l'angolo, c'è Bubas sul secondo palo che ha messo il pallone sul fondo, fortunatamente per la Nocerina, era Cavese tutto, vicino al raddoppio. Era tutto solo Bubas, poteva fare molto meglio di così, il suo destro fortunatamente non ha trovato lo specchio della porta, la Nocerina può tirare un sospiro di sollievo. Intanto c'è stato il fallo di Fissore su Baldè, calcio di punizione in favore della Nocerina nella metà campo della Cavese, siamo però lontani dalla porta difesa da Colombo, o lontanissimi dalla porta difesa da Colombo. Si rialza Baldè con un po' di fatica, ma non sembrano esserci problemi per il calciatore. Già battuta la punizione, ma l'arbitro la fa ripetere. Calciatore numero 97 in maglia rossonera. Calcio di punizione per la Nocerina, Chietti sul pallone. La battuta lì indietro per Di Marino, anzi per Giacomarro.
che va alla sventagliata dal lato opposto, ma è fuori misura, recupera il pallone Vanegas per Bubas, via centrale, riparte il pallone sulla sinistra per Bacio Terracino che si accentra, prova a venire avanti, subisce fallo, calcio di punizione per la Cavese, la posizione pericolosa per quello che è il destro di Mimmo Alipen. Siamo lontani però dalla porta difesa da Stagos, siamo neanche più o meno alla tre quarti, credo che il tiro diretto da lì sia fantascienza, poi tutto questo. Calcio di punizione per la Cavese, gioco ancora fermo, due uomini in bandiera per Stagos, sul pallone Aliperta e Bezzon, una Aliperta pronto alla battuta. Aliperta sul secondo palo, di testa mette fuori De Marino, che il pallone termina in fallo laterale, rimane in attacco la Cavese, sul pallone c'è Vanegas, autore del gol del pareggio della Cavese, che però lascia la battuta al numero 2 Rossi. Rossi per Bezzon, il pallone lì per Vanegas, volo per Bezzon, Vanegas entra in area di rigore, il pallone all'indietro per Aliperta che con una finta manda al bar due calciatori della Nocerina, serve sulla destra per Bubas, serie di finte di Bubas, fermato da Rossino Garofalo in fallo laterale. Sempre efficace la manovra del capitano Rossoli. Tanto fallo laterale battuto, Aliperta sul lato corto dell'area di rigore, serve indietro per Bubas, gioca nello stretto alla Cavese, ancora per Aliperta, il pallone indietro per Vanegas. Il tiro di Vanegas sta al limite, questa volta è più semplice per Stagos che va alla presa, sventando la minaccia. 28 minuti sul cronometro, 1-1 il risultato, Nocerina che viene, prova a ripartire dalle retrovie, Giacomarro, il pallone per Talamo è corto, Rossi lo anticipa, pallone per Aliperta, Aliperta nel cerchio di centrocampo per Fissone, ancora Aliperta. Palla dentro di Aliperta, troppo lunga, pallone direttamente fra le braccia di Stagos. Stagos per Romeo, subito sulla sinistra per Garofalo, il pallone in verticale di Garofalo per Basanisi che prova a partire, viene agganciato alle spalle da Aliperta, calcio di punizione in favore della Nocerina. Siamo all'altezza della mediana, battuta subito a sorpresa da Basanisi per Talamo, Talamo sull'out di sinistra, serie di finte, il problema di tornare sul destro, palla con Balde, palla per Balde che diciamo che si addormenta, viene anticipato alle spalle addirittura da Foggia che gli ruba il pallone, poi Balde ritorna su di lui, mette palla sul fondo, si ripartirà con Colombo dalla propria area di porta, che serve corto per Fissone. Diciamo che si vede forte e grande la differenza tra l'attacco della Cavese e quello della Nocerina. La Cavese ha in Vanegas un giocatore di assoluto valore, certo non si può paragonare con un 2004 come Valdè, ma l'argentino fa un altro sport. Intanto riparte la Cavese con Maffei sulla sinistra, in orizzontale il pallone per Bezzon, in zona all'indietro per Magri, per Aliperta che si abbassa a prendere il pallone, Aliperta sulla sinistra per Maffei, Aliperta Bezzon, Bezzon sulla destra per Vanegas, all'indietro il pallone ancora per Bezzon, Aliperta Vanegas, Aliperta fermato, fermato da caso naturale, ma l'arbitro ha visto una trattenuta sulla Aliperta, quindi calcio di punizione in favore della Cavese. Quando siamo alla mezz'ora del primo tempo, il risultato è solo 1-1. Le reti al sesto minuto, caso naturale per la Nocerina, al dodicesimo risponde Vanegas per la Cavese. Aliperta sul pallone, pallone in area di rigore sul secondo palo, pallone troppo lungo, va giù un calciatore della Cavese, una fattispecie, si tratta di Foggia che ha anche l'ardire di chiedere il calcio di rigore. L'arbitro lì a due passi ha visto tutto e ha lasciato continuare Garofalo.
Garofalo, palla in avanti per Basanisi, palla per lui che rimane in campo, poi il tocco di Basanisi, il pallone termina fuori. Sarà Rossi dalla destra a rimettere il pallone in gioco, con le mani indietro per Magri. Magri in orizzontale per Fissore, ancora sulla sinistra per Maffei. Maffei per Magri, per via centrale, cede palla ad Aliperta, Aliperta indietro per Fissore che deve correre dietro al pallone, si alza la nocina dalle presse, Basanisi può arrivare su questo pallone, ci arriva prima Colombo, che in qualche modo spedisce il fallo laterale, con le mani dalla destra, Chietti pronto alla rimessa in gioco per la nocina, Chietti per De Marino in orizzontale per Samuele Romeo, Romeo per Garofalo, Garofalo porta a spasso il pallone, si è annullato per Stagos, su di lui si porta Foggia, Stagos con calma sempre per De Marino, Di Marino verticale per Giacomaro che cicca il pallone, riprende la sfera alla Gavese con Foggia, poi Giacomaro ritorna su di lui, per un attimo gli toglie il pallone, poi Foggia il tiro, il pallone che termina non di molto fuori alla sinistra di Stagos che si distende, ma che fortunatamente non deve intervenire, palla sul fondo, subito battuto da Stagos per De Marino, Chietti palla in avanti per Caso Naturale che aggancia un buon pallone, prova ad accentrarsi, va giù, forse fallo su di lui, l'arbitro del nostro stesso avviso, calcio di punizione in favore della Nocerina. Che errore quello di Giacomarro, qualche istante fa incespicato sul pallone, ha tentato di recuperare sul portatore di palla, fortunatamente il tiro di Foggia è andato ad un soffio fuori, va in avanti la Nocerina. Basanisi dalla destra, il cross al centro che attraversa tutta l'area di rigore, termina dal lato opposto, un fallo laterale, tocca la bandierina e va in fallo laterale. Fallo laterale battuto, pallone per Banegas, all'indietro per la Liberta che va rilancio in avanti, De Marino in avanti, spedisce il pallone verso Talamo che la mette giù per Schiavella, va giù Talamo, l'arbitro dice che è tutto regolare, recupera il pallone Rossi, lo serve a Magri che allarga il gioco sulla sinistra per Maffei, sulle sue tracce c'è il caso naturale, Maffei va al rinvio lungo alla ricerca dello scatto e un compagno di squadra, Chietti chiude tutto, sempre De Marino, il pallone per Giacomarro che va al rilancio questa volta senza intoppi, no, serie di batti e ribatti, recupera il pallone la Cavese con la Liperta, poi bacio Terracino all'indietro per Magri, per Bezzon, Maffei sulla sinistra, pallone per Bacio Terracino, deve rinculare di qualche metro, serve all'indietro per Fissore, Fissore in orizzontale per Magri, Magri allarga il gioco sulla testa per Rossi, Rossi in verticale alla ricerca di Bubas, in mezzo a due viene fermato dalla difesa della Nocerina, poi Romeo, perfezione di disimpegno per Garofalo che con astuzia fa carambolare il pallone su Foggia che nel frattempo è andato a chiuderlo e guadagna fallo laterale, le mani, Garofalo dalla sinistra, il pallone in verticale per Talamo anticipato da Aliperta, Banegas, Bubas gioca nello stretto la Cavese, Giacomarro in qualche modo riesce a toccare per Di Marino, pallone per Schiavella, il cerchio in centrocampo, Schiavella allarga il gioco sulla destra per Baldé, pallone troppo lungo, fallo laterale subito battuto dalla Cavese, Aliperta per Bezzon, palla dentro di Bezzon per Bacio Terracino, Bubas non riesce a trovare Foggia, Garofalo chiude tutto, Baldé aggira l'avversario, porta il pallone in avanti Baldé, se lo allunga troppo termina il fallo laterale. Brutto dirlo, ma Baldé non è più lo stesso da qualche domenica a questa parte, sono state sirene anche di Serie A per lui, si parlava di un suo passaggio alla Lazio, deve essersi un attimino montato la testa, deve ritrovare se stesso Baldé. Tanto la Cavese che viene in avanti con Foggia, Di Marino di testa chiude tutto, Bubas fermato alle spalle, poi il pallone lungo per Baldé, lo recupera Rossi orizzontale per la Liperta, palla dentro di Liperta, Schiavella chiude tutto, spedisce subito in avanti per Talamo, lo chiude Magri, pallone a campanile di testa, De Marino allontana la sfera, Banegas la mette giù per la Liperta, 1-2 con Bubas al limite dell'area, Bubas ancora al limite, il tiro di Bubas, la parata di Stagos che si distende alla sua destra e avrà anche impresa,
in due tempi. Tanto Stavos sente subito Chietti alla destra dello schieramento rossonero, che lascia lì il pallone per Caso Naturale, va in sovrapposizione, Caso Naturale in orizzontale per Romeo, Romeo ancora in orizzontale per Garofalo, lo scatto di Talamo, Garofalo lo vede, palla dentro di Garofalo per Talamo, lo chiude Magri, il calcio d'angolo per la Nocerina, calcio d'angolo per i rossoneri, si porta la battuta Capitan Garofalo dalla destra di Colombo, con il sinistro disegnerà una traiettoria d'uscita, vediamo se disegnerà qualche traiettoria d'uscita perfetta per la testa di qualche suo compagno di squadra, magari Baldè. Garofalo, palla sul secondo palo, il colpo di testa di Romeo sulla linea, Salvador a riperta, poi parte la Cavese, però si ferma Basanisi, viene colpito fallosamente da un avversario, calcio di punizione in favore della Nocerina. Francesco, Nocerina vicina al raddoppio, Nocerina vicinissima al raddoppio, la parabola di Agostino Garofalo era perfetta, la testa di Romeo ha impattato bene, c'era sulla linea a riperta che ha salvato la propria squadra. Calcio di punizione sulla tre quarti per la Nocerina, dalla sinistra dello schieramento offensivo rossonero disegnerà la traiettoria d'uscita Agostino Garofalo sul secondo palo, si lotta al limite dell'area con la Cavese che tiene la linea molto alta su questo calcio di punizione, parte Garofalo, la battuta corta lì dietro per Giacomarro, Giacomarro allarga il gioco sulla destra per Chietti, di testa Chietti non ci arriva, forse un tocco e un calciatore della Cavese, no, l'ultimo tocco è stato proprio il lancio di Giacomarro, fallo laterale per la Cavese, Nocerina che vuole rimanere lì per non dare agio agli ospiti di guadagnare troppi metri, dalla sinistra con le mani Maffei è pronto alla rimessa in gioco, palla in avanti di testa, Giacomarro mette palla in fallo laterale, guadagna metri sulla sinistra della Cavese, ma siamo ancora nella metà campo dei Blu Fonseca. Bubas impreciso nel suo passaggio di ritorno, pallone che è terminato in fallo laterale, rimane lì la Nocerina in attacco con Chietti dalla destra che è pronto alla rimessa in gioco con le mani, palla all'indietro per Caso Naturale che la gira al centro verso Romeo, si allarga sulla sinistra Agostino Garofalo, Nocerina che deve rientrare dal fuorigioco, Chietti, De Marino, De Marino all'indietro per Romeo, Romeo per Garofalo, il rilancio di Garofalo alla ricerca dello scatto di Schiavella, Magri di testa alza il campanile, in due tempi mette palla in fallo laterale, fallo laterale dalla destra, Baldè con le mani, dalla sinistra chiedo scusa, Baldè con le mani, attende l'arrivo di Garofalo per la battuta di questo fallo laterale, nessuno che va incontro a Garofalo per prendersi il pallone, palla in area di rigore per Talamo, viene anticipato Manegas, perfezione il disimpegno, Magri mette il pallone fuori, poi Foggia non ci arriva sulla sfera, allontana il pallone di Marino, era in fuorigioco Baldè che si è, che non è andato, poi il pallone è terminato in fallo laterale, fallo laterale, in fallo di fondo chiedo scusa, 5 più recupero al termine di questa prima frazione, 1-1 il risultato qui finora maturato al San Francesco. Intanto Colombo alza la mano, vediamo per quale motivo, la battuta corta verso Magri che va alla sventagliata lunga, Bubas in orizzontale, capisce tutto Basanisi che anticipa a riperta, indietro il pallone per Romeo, subito per Garofalo, Garofalo per Giacomarro che va giù, l'arbitro dice che è tutto regolare, si lotta al centrocampo con Garofalo che poi va a sparacchiare alla bene e meglio un pallone in avanti, pallone che non termina fuori, Rossi lo mette in fallo laterale, il tentativo di servire Bubas, Garofalo con le mani in orizzontale per Giacomarro, un po' in ombra questo primo tempo, all'indietro per Romeo in orizzontale per De Marino, si allarga Chietti sulla destra, De Marino lo serve,
Vecchietti, il pallone in verticale alla ricerca dello scatto di Schiavella. Schiavella anticipato da un avversario, poi caso naturale prova a rimettere il pallone in avanti, spalanca lontano la difesa della Cavese con Stagos che esce dalla propria area di porta per controllare il pallone con i piedi. Poi c'è Garofalo in avanti per Basanisi, anticipato da Magno, il pallone per Rossi, la riperta Banegas, Bubas, ancora il pallone per Banegas, palla in verticale, pallone troppo lungo per Foggia che viene chiuso da De Marino, De Stagos, poi per De Marino sul lato di sinistra, rilancio in avanti di De Marino dalle parti di Baldè, anticipato da Rossi, Foggia all'inizio per la riperta, pallone sulla destra per Foggia. Foggia dal lato opposto a servire il bacio Terracino che tiene il pallone vivo servendolo in aria. Romeo protetto da un paio di compagni arriva a spedire il pallone lontano, poi Fissore che esce dai blocchi per guadagnare il pallone, Basanisi recupera la sfera, può ripartire Basanisi, lo fa benissimo saltando l'avversario, palla dentro, Fissore nel frattempo era ritornato in posizione, ha fatto solo il pallone servendo subito Banegas in avanti, viene davanti la Cavese, si sovrappone sulla destra Bezzoni, il pallone sulla sinistra per Bacio Terracino che punta a Chietti, Bacio Terracino si accende, pallone sul destro in orizzontale per Banegas, chiuso in un primo momento, poi Banegas va giù, recupera il pallone Agostino Garofalo in una selva di gambe che prova a ripartire, tallonato da Riperta che non mette fallo, che Riperta va a finire sul taccuino dei cattivi. Ma cosa ha fatto Agostino Garofalo a 39 anni a uscire palla al piede della difesa, a resistere a una carica per 40 metri e a guadagnare calcio di punizione e cartellino giallo. Gli applausi che sentite sono per il numero 26 in maglia rossonera e sono meritati, Carlo, sono meritati, sta giocando col sangue agli occhi. Calcio di punizione per la Nocerina, sul pallone si porta Samuele Romeo, 2+ recupero al termine della prima frazione, si allarga sulla destra a caso naturale, siamo sulla 8 di sinistra all'altezza della mediana, il tocco di Romeo per Basanisi che accentra il pallone per Di Marino, Di Marino gespica sulla sfera, poi fa su di nuovo il pallone, lo serve a Romeo, ancora per Garofalo, Garofalo palla in verticale per lo scatto di un compagno, testa Baldè, recupera la sfera Banegas, 1-2 con Bubas, recupera la sfera però la Nocerina, con Baldè che prova a partire palla al piede, otto di sinistra, se ne difende di Baldè, si accentra, prova il tiro, il pallone, va bene, ha provato a far sentire la sua presenza in campo Baldè. A dire il vero la Nocerina sta giocando quasi in 10 oggi, non è in giornata il ragazzo col passaporto spagnolo, però deve ritrovare la fiducia in se stesso e nei suoi mezzi. Calcio di fallo di fondo battuto, Magri alla battuta lunga alla ricerca di Foggia, sale in quota Romeo, aggiusta tutto Garofalo, Di Marino, il pallone in avanti di testo lo anticipa Riperta in fallo laterale, Garofalo la rincorsa, il pallone lungo alla ricerca di Talamo, Rossi di testa esce, mette il pallone in fallo laterale con le mani, ancora Garofalo dalla sinistra, ancora per Talamo, questa volta il pallone è preciso, Baldè prova a superare Bezzon, poi Baldè riesce a recuperare il pallone, serve Talamo, entra nel rigore Talamo, palla al centro, non è toccato quel tanto che passa per mettere fuori causa Schiavelli, il pallone è dietro per Giacomarra, non c'è in attacco, il pallone sul secondo palo di testa Magri, alza il campanile, caso naturale, riesce a mettere il pallone giù per Garofalo, Garofalo per Baldè sulla sinistra, Baldè si accentra, Baldè il pallone sul destro, il tiro di Baldè, troppo strozzato, pallone sul fondo, 45esimo, saranno 2 i minuti di recupero. Ha dato segnali di vita a Baldè negli ultimi 3 minuti con 2 conclusioni non verso lo specchio della porta ma almeno verso la porta della Cavese, ha tentato di replicare il gol di Banegas con questo rasoterra, non ha avuto la stessa sorte il pallone. Fallo di fondo per la Cavese, Colombo invita tutti a salire, andrà come poche volte in questa partita la battuta lunga il portiere della Cavese, pallone che
arriva nel cerchio di centrocampo, Giacomano di testa anticipa tutti, pallone in avanti per Talamo, anticipato la sua volta da Fissone, serie di battiti, batte il centrocampo, bacio della Cina, riesce a sentire Maffei sulla sinistra, Maffei al centro per Foggia, che era dove si che il pallone per Bubos, viene in avanti la Capese in massa, Bubos al limite dell'area, Bubos fermato, intanto poi Romeo anticipa Stagos sul pallone che si era impennato a campanile, viene fuori Basanisi, palla al piede, serve sulla sinistra Baldé, anticipato poi Basanisi in qualche modo a servire Baldé con una, un tacco di pregevole fattura, Baldé prova a venire fuori sulla sinistra, si ritaglia un avversario Baldé, Baldé al limite dell'area, Baldé sale di finta, Baldé poi va giù, l'arbitro dice che è tutto regolare, questo palla alla Locina, Foggia in avanti in contropiede, viene fermato dal ripiegamento difensivo di Giacomarro, il pallone è dietro per Garofalo, Garofalo in verticale per Talamo che riesce a tenere il pallone in campo, Talamo poi viene anticipato dall'avversario, commette palla, calcio di punizione per la Cadese, 20 secondi ancora da giocare prima del termine di 2 minuti di recupero. Francesco, un Baldé che ci sembra in difficoltà fisica. È vero Carmine, hai detto bene. Certi movimenti non gli riescono, ma ci sono anche palloni che vanno passati quando i compagni sono piazzati meglio di te. È un discorso di lucidità, è proprio difficoltà fisica, sembra in debito d'ossigeno. Intanto l'arbitro al termine dei 2 minuti di recupero manda tutti negli spogliatoi per la pausa, fra fine il secondo tempo noi diamo la linea alla pubblicità e poi ritorneremo da San Francesco con le interviste ai colleghi giornalisti. Riprendiamo la linea dallo stadio San Francesco, siamo nell'intervallo del derby tra Nocerina e Cavese, 1-1 nel corso dei primi 45 minuti. Mi ha raggiunto in postazione di cronaca Domenico Pestolano. Domenico, una Nocerina che è partita bene, se la sta giocando bene, peccato per... anzi no, chiedo scusa, lascio la linea a Valerio D'Amico. Sì Francesco, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, siamo in compagnia dei due sindaci di Nocera Inferiore e Cava dei Tirreni, Vincenzo Servalli e Paolo De Maio. Ovviamente per dovere di ospitalità iniziamo col primo cittadino della città metelliana, Sindaco Servalli. Innanzitutto è bruttissimo guardare quel settore ospiti vuoto, l'ennesima sconfitta di un sistema che ha previsto Nocerina e Cavese nello stesso girone e poi non è in grado di permettere ai tifosi della Cavese di essere presenti oggi al San Francesco. Sì, in effetti vedere lo stadio così dispiace. E c'è un limite nell'organizzazione complessiva del calendario, nel senso che probabilmente se questa è la condizione le due squadre andavano poste in gironi diversi. Cronaca di Forza Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio, la trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria, la trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria, l'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria.
Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via d'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore.
facendo in tutte le trasmissioni in cui vado come ospite, anche dai colleghi delle testate locali, vi invito a donare per la TIN, ci sono i salvadanai nelle attività commerciali delle due nocere, donate, perché chi salva un bambino ha salvato il mondo intero. Domenico. Sì Valerio, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori di Forza Nocina. Velocemente facciamo un riepilogo, diamo lettura dei risultati maturati alla fine di questi primi 45 minuti nel girone H. A Fragolese e Molfetta 1-0, Nardò in vantaggio in trasferta sull'Altamura per 1-0. Anche stesso risultato tra Barletta e Fasano, quindi con gli ospiti avanti a Barletta. 0-0 tra Casarano e Bitonto, Gravina in vantaggio per 1-0 sul campo del Lavello, Matera Putiolana 0-0, Nocina Cavese 1-1, Brindisi Gladiator 1-0 e chiude il quadro Martina Francavilla 0-0 per una classifica che allo stato attuale vede la Cavese sempre capolista a 37 punti con 5 punti di vantaggio sul Nardò a 32, Brindisi a 31, Fasano 29 insieme al Barletta. L'Altamura scivola al sesto posto a 28 punti, poi abbiamo Casarano a 25, Bitonto a 23, Gladiator e Matera Appaiate a 22, Afragolese, Nocerina e Martina a 19 e qui si apre la delicata zona playout con il Francavilla a 15 punti insieme al Gravina che è in vantaggio e poi abbiamo il Molfetta a 14 punti, penultimo il Lavello a 13, chiude la graduatoria la Putiolana a 9 punti. Detto questo, per dare diciamo un breve parere su questa prima frazione di gioco, la Nocerina sicuramente non ha demeritato ma negli ultimi minuti ha evidenziato un calo fisiologico, un calo anche dal punto di vista tecnico che ha fatto venire fuori comunque la Cavese, ma la netta sensazione che nel secondo tempo, alzando un po' più il baricentro e con un po' più di coraggio, la Nocerina potrà sicuramente mettere in difficoltà, in apprensione, una coppia centrale della Cavese non proprio irresistibile, l'abbiamo visto soprattutto dai disimpegni e anche dalla lentezza nel seguire determinati movimenti, i movimenti dei giocatori della Nocerina. Quindi ecco, ci aspettiamo più coraggio da parte della banda di Nunzio Zavettieri. Inoltre un caso naturale sugli scudi, ci ha messo 6 minuti per marchiare a fuoco il suo esordio con la maglia molossa e segnare il suo primo gol con la Nocerina qui allo Stadio San Francesco. Detto questo, come ha detto Valero prima, anch'io rinnovo gli auguri di buon Natale e buon anno ai nostri ascoltatori. Forza Nocina non si ferma qui. Adesso vi racconteremo il secondo tempo di questo Nocerina Cavese con i nostri commentatori, con Francesco Bessito e Carmine Apicella. Francesco, a te e forza Molossi. La Nocerina in collaborazione con Ottica Apicella, dal 1984 al vostro servizio. La trovi in via Canale 2 a Nocera Inferiore. Futuranza, la tua biglietteria. La trovi in via Bruni Grimaldi 87 a Nocera Inferiore. A2 Power, professionisti in ambiente, smaltimento amianto, trattamento rifiuti pericolosi. Li trovi in via Sellitti a Nocera Inferiore. Nel cuore di Nocera Inferiore trovi braseria, steakhouse e pizzeria. L'ambiente ideale per festeggiare la tua ricorrenza, per trascorrere una serata tra amici o per un pranzo di lavoro. Doppia entrata da via Bosco Lucarelli e dal parcheggio di via Canale. Braseria, ristorante e pizzeria. Prenditi cura dei tuoi denti al centro dentistico DGF del dottor Vincenzo Del Grande. Il centro dentistico DGF lo trovi in via Siniscalchi 62 a Nocera Inferiore. Ortosan, ortopedia e sanitaria. Salvatore Trotta vi aspetta in via Federico Ricco a Nocera Inferiore. Pasticceria Maggi, una dolce idea. La pasticceria Maggi la trovi a via Siciliano 21 a Nocera Inferiore. AG Security System di Giovanni Aliberti per il tuo impianto di condizionamento e refrigerazione. AG Security System lo trovi in via D'Alessandro 57 a Nocera Inferiore. Studio dentistico Monna Lisa, implantologia, cure conservative ed estetiche per i tuoi denti. Lo studio dentistico Monna Lisa lo trovi in via Astuti 121 a Nocera Inferiore. Vai. Tanto la Cavese sta effettuando la prima sostituzione dell'incontro, esce il numero 19 Bubas, entra il numero 7 Gagliardi. Riprendiamo la linea dallo stadio San Francesco. Carmine Apicella e Francesco Bersito conteranno
il secondo tempo di questa gara che inizia in questo istante. Secondo tempo che inizia adesso con Basanisi che serve all'indietro per Giacomaro, il pallone per Schiavella in orizzontale all'indietro per Romeo, Di Marino, Di Marino ancora per Giacomaro, la sventagliata in avanti alla ricerca di Caso Naturale che viene chiuso in fallo laterale da Maffei. Parte in attacco la Nocerina, Chietti dalla destra pronto la rimessa in gioco con le mani, il pallone per Caso Naturale che ha il problema di girarsi, lo fa, guadagna il fondo, il cross al centro di Caso Naturale, pallone messo in area di rigore, messo fuori poi dalla difesa della Cavese che prova a venire in avanti con Bacio del Racino. Maffei che elude con una finta Caso Naturale, palla rinvio lungo, il cerchio di centrocampo per Gagliardi che mette giù il pallone, ci arriva prima Giacomaro per Basanisi anticipato da Aliperta, poi ancora Giacomaro che perde però l'attimo, riesce a recuperare la sfera ma fallosamente secondo l'arbitro, commettendo fallo su Bezzone, calcio di punizione in favore della Cavese nella propria metà campo all'altezza della panchina occupata da Nunzio Zavettieri. Qualche dubbio su quest'ultima decisione, Carmine? Forse è stata un po' affrettata la decisione dell'arbitro, l'ha presa malissimo anche Giacomaro che ha scaraventato via il pallone, fortunatamente non è stato ammonito. Aliperta in avanti per Banegas, chiuso il fallo laterale da Garofalo, Foggia subito in avanti per Gagliardi, è andato giù, colpito fallosamente da un avversario, calcio di punizione per la Cavese nella metà campo della Nocerina. Out di destra, siamo lontani però dalla porta difesa da Stagos, sul pallone si porta il solito Mimmo Aliperta per i bianchi della Cavese. Sul pallone si porta anche Baldea a disturbare l'azione, poi l'arbitro gli indica di osservare la distanza. Aliperta con il sinistro scodellerà il pallone in area di rigore, parte Aliperta, palla sul secondo palo, pallone che passa e termina direttamente sul fondo, va giù un calciatore della Cavese ma tutto regolare secondo l'arbitro che era lì a due passi e ha visto tutto. 2 minuti 30 secondi sul cronometro, Nocerina 1 Cavese 1, Nocerina in possesso del pallone con Chietti, il pallone avanti per Caso Naturale che va al palleggio sull'out di sinistra, due su di lui, riesce a tenere il possesso del pallone, subisce fallo, l'arbitro se ne avvede, concede calcio di punizione in favore della Nocerina. Calciatore napoletano, Caso Naturale, preso la numero 10 dopo la via di Vincica. De Marino, palla in verticale di De Marino per Talamo, un po' che il fuorigioco la Cavese, Talamo anticipato da Magri, poi Basanisi sulla destra per Schiavella, si allarga Caso Naturale, Schiavella lo serve, palla sul sinistro, pallone sul secondo palo, di testa un calciatore della Cavese, non si fida e mette palla in calcio d'angolo, calcio d'angolo dalla destra della porta difesa da Colombo con il sinistro ad uscire, si porta Agostino Garofalo alla battuta, poi arriva anche Basanisi che poi lascia lì il pallone. Non è irresistibile la Cavese sulle palle alte, le emozioni più grandi la Nocerina le ha create proprio su colpi di testa. Parte Garofalo, palla sul primo palo, Schiavella di testa, poi De Marino da due passi alza il pallone troppo e il pallone termina alto. Nocerina vicina al raddoppio al quarto minuto della ripresa con De Marino. E cosa si è mangiato De Marino a due passi dalla porta? Poteva sicuramente gestire meglio questo pallone di testa, era tutto solo sul secondo palo, abbiamo detto sulle palle alte la squadra di Troise presenta qualche problema, bisogna insistere con questi cross. Gagliardi sulla sinistra all'altezza della linea mediana contrastato da due avversari, va giù, Chietti commette fallo su di lui, calcio di punizione in favore della Cavese. Gagliardi poi va alla battuta del calcio di punizione direttamente sulla schiena di Caso Naturale guadagnando metri, ma Maffei dalla sinistra è pronto alla rimessa in gioco, pallone per Bacio Terracino che entra in area di rigore, viene fermato, poi perfezione il disimpegno Giacomarro, Chietti il pallone in avanti alla ricerca di Talamo, Talamo mette giù il pallone, Bezzon è più lesto di tutti, lo raggiunge e serve Kevin Magri all'indietro,
Magri per Rossi sulla destra, Rossi il pallone in verticale, Giacomarro chiude tutto, recupera il pallone Banegas in orizzontale per Bezzonna, l'indietro per Aliperta che allarga il gioco sulla sinistra per Bacio Terracino, l'aggancio di Bacio Terracino, Chietti lo ferma secco e poi perde un contrasto, poi De Marino lo spedisce in avanti di testa Bezzon per Aliperta, su di lui c'è Talamo, recupera il pallone caso naturale, solo per un attimo, ancora caso naturale, si lotta su questo pallone, Bezzon, Aliperta, il pallone sulla sinistra per Maffei, cross al centro dalla sinistra, sul secondo palo tutto solo, c'è Bezzon, il tiro al centro, pallone messo in calcio d'angolo. Da Romeo. Che si sostituisce a Stagos, ma l'ultimo tocco è stato di Bezzon, quindi si ripartirà con un fallo di fondo. Cavese vicino al raddoppio, incredibilmente vicino al raddoppio, si è immolato sul tiro del centravanti in maglia bianca, il difensore Romeo, che ha salvato la sua porta, poi incredibilmente il pallone è carambolato sul calciatore della Cavese. Aliperta Gagliardi in area di rigore, Bacio Terracino si riesce a girare sulle sue tracce, Cecchietti che lo porta lontano dalla porta, il pallone dietro per Bezzoni, cross al centro di Bezzoni per Gagliardi, per Banegas, chiuso da De Marino, recupera il pallone Bezzon sulla sinistra, palla al centro, Talamo in profondo ripiegamento difensivo, prova a giocare lì il pallone, l'ultimo tocco è stato un calciatore della Cavese, Nocerina che sta prendendo troppi rischi in questi ultimi minuti, questi primi minuti del secondo tempo. Rischi dovuti anche al maggiore tasso tecnico della squadra di Troise, è indiscutibile, la differenza in classifica parla da sola, ma la Nocerina ci sta mettendo tantissimo cuore. Intanto calcio il pallone in avanti, recupera la sfera Magri per Aliperta, pallone indietro per Magri, Basanisi in pressing, all'indietro il pallone per Colombo, Talamo va giù, non ce la fa a continuare, probabilmente mette il pallone Aliperta, mette il pallone in fallo laterale, è andato giù Talamo, vediamo se riuscirà a continuare la partita, probabilmente un problema, un residuo del problema che ha avuto nelle scorse settimane. Sì, non dimentichiamo che Talamo si è allenato davvero poco nelle ultime due settimane, non ce la fa a reggere i suoi soliti ritmi che sono fatti di tantissima intensità, si scaldano due elementi della panchina rossonera, Mancino su tutti, anche Mancino non è, anche se uno mi sembra menichino, dire la verità, più che Mancino, ora che vedo meglio, comunque Mancino non è al massimo neanche lui, vediamo cosa deciderà mister Zavettieri. Sono tre intanto i ragazzi della Nocerina che si stanno scaldando, la squadra rossonera è in possesso di palla con Chietti che sta per battere un fallo laterale, probabilmente restituirà la sfera alla Cavese, non lo fa lui, lo fa Schiavella, palla direttamente tra i piedi del portiere Colombo, Edoardo Colombo, classe 2001, un portiere di assoluta affidabilità quello della Cavese, molto giovane ma grande personalità per lui. Tanto ancora la Cavese in possesso di palla, parte dalle retrovie la squadra medelliana con Rossi per Aliperta nella propria metà campo, il lancio lungo di Aliperta a cercare sulla destra l'inserimento di Bacio Terracino che supera Chietti, passaggio che cerca un triangolo con un compagno, capisce tutto la difesa rossonera che mette il pallone in fallo laterale, posizione altamente offensiva per i calciatori in maglia bianca, pallone indietro per Aliperta che la gira al centro senza guardare, serve però praticamente Baldé, pallone indietro sulla sinistra per Garofalo che va al rinvio, contrastato da Banegas, ancora contrastato da Banegas, guadagna fallo laterale ma la Cavese si fa minacciosa con questo pressing altissimo, Garofalo dalla sinistra pronto alla rimessa in gioco, il pallone per Baldé che va a guadagnare la sfera di petto, la perde Aliperta nello stretto con Foggia, Banegas al limite dell'area, palla in orizzontale, caso naturale fa sul pallone, viene avanti, palla al piede, serve il pallone sulla sinistra a Garofalo e si guadagna anche una buona dose di applausi, intanto rientra Talamo con una vistosa fasciatura alla coscia sinistra, Garofalo si porta il pallone oltre la linea laterale dopo uno scontro con Rossi, Nocerina sulle gambe, Cavese è decisamente più in palla, sta correndo tantissimo Garofalo, sta correndo pochissimo Baldé,
è un 2004, la sua uscita dal campo porterebbe una rivoluzione tattica, invece sembra... Ma che Vincenzo Casonaturale! Casonaturale che supera con una mutanda il numero 9 della Cavese Foggia, atterrato dallo stesso avversario, guadagna calcio di punizione, peccato che sia avvenuto tutto nella metà campo rossonera, in una porzione di campo anche abbastanza bassa. Ripiegamento difensivo, in ruba palla a Foggia, poi lo elude con un tunnel e Foggia lo stende. Sono giocate che comunque scatenano sempre l'apprezzamento del pubblico e le ire di il giocatore che l'ha subito. Va in avanti, Baldi commette fallo, l'arbitro lascia correre, la sfera termina in fallo laterale sul rilancio di Romeo, fallo laterale per la Cavese. Con le mani dalla destra Rossi è pronto alla rimessa in gioco. Per Gagliardi sulla sinistra, si accentra Gagliardi, a riperta Bezzon sulla sinistra per Maffè, chiuso da Chietti, un fallo laterale in posizione d'attacco per la Cavese. Palla in area di rigore per Foggia che va addirittura alla giocata acrobatica in rovesciata, pallone che termina sull'esterno della rete con uno Stagos posizionato in maniera perfetta. Fallo di fondo battuto Romeo per Garofalo, parte dalla retroviera Nocerina, Garofalo in avanti per Baldè sull'otto di sinistra, l'aggancio di Baldè sulle tasche Rossi, Baldè all'indietro per Romeo, il pallone in verticale, a riperta di testa, allontana la sfera, Schiavella ancora di testa verso Talamo, anticipato da Riperta porta spazio il pallone, serve Maffè sulla sinistra, ancora per la Riperta, Schiavella non raggiunge Riperta, poi il rilancio della Riperta è corto, di testa Garofalo per Basanisi che di testa serve all'indietro per Stagos, protetto da Romero. Stagos invita i suoi a salire e serve Romeo corto, in orizzontale per De Marino, ancora in orizzontale per Chietti, il pallone in verticale mette fuori la Cavese, palla in avanti, Schiavella guadagna il pallone, serve il bacio caso naturale, palla in verticale per Baldeno, anticipa Magri, pallone lungo direttamente fra il braccio di Stagos che poi lascia lì il pallone a De Marino ancora in orizzontale per Chietti elude con una finta Gagliardi, viene in avanti, palla al piede, prova a servire dal lato opposto Garofalo, il pallone corto, si intrufola nella trattativa Rossi che serve a Riperta, ancora per Rossi che nel frattempo era andato in profondità, pallone sul fondo, chiude tutto Garofalo e mette palla in calcio d'angolo sul tentativo di cross al centro di Rossi. Bravo Garofalo col piede di recupero, lo stava eludendo con una finta il numero 2 Metelliano, ma l'esperienza di Agostino ha messo il pallone in calcio d'angolo sventando un pericolo che poteva diventare grande. Calcio d'angolo per la Cavese dalla sinistra di Stagos, con il sinistro a rientrare si porta Mimmo all'iperta la battuta per gli ospiti, palla sul secondo palo direttamente sul fondo dal lato opposto, battuta tesa a girare, a rientrare, ma il pallone che ha terminato sul fondo direttamente senza il tocco di alcun calciatore. 14 sul cronometro nel corso della ripresa, 1-1 il risultato, tutto è maturato nel primo tempo, il gol al quinto minuto di caso naturale, il pareggio al minuto dodicesimo di Banegas. Sono sempre tre i ragazzi della Nocerina che si stanno scaldando, ma non sembra che ci siano sostituzioni in vista. Nel frattempo va a rinvio Lugo Stagos dalle parti di Talamo, che però non può arrivare su questo pallone, pallone che è terminato in fallo laterale, con le mani dalla destra Rossi è pronto alla rimessa in gioco, corta per Banegas, ancora Rossi che la gira al centro per Fissore sulla sinistra per Maffei ancora per via centrale a Fissore, Magri,
Rossi, verticale per Banegas che però viene fermato da Garofalo, recupera la sfera Schiavella, Romeo De Marino, De Marino sulla destra per Chietti, pallone in verticale per Caso Naturale lo fa passare in mezzo a due, ma Chietti non può arrivarci, recupera il pallone alla Cavese, viene avanti sulla sinistra con Gagliardi, il pallone è via centrale a Foggia, Foggia lo gira al centro per Banegas, al limite dell'aria, Banegas all'indietro per la Riperta, Riperta la finta su Schiavella, il pallone col pallone per Banegas sulla destra, Banegas si crossa al centro, mette fuori la difesa della Nocera, poi ripartire con Basanisi che supera la linea mediana, Basanisi 3 contro 4, cede il pallone a Baldè, entra in area di rigore Baldè, limite dell'aria, Baldè ancora per Basanisi che può andare al tiro, Basanisi in area di rigore, il tiro contrato fra le braccia di Colombo, nulla di fatto per questa azione offensiva della Nocerina, 3 i calciatori della Nocerina che non riescono a ritornare sono Baldè, Talamo e Basanisi, riparte la Cavese, il possesso del pallone con Bezzon sulla, che supera la linea mediana del campo, Gagliardi gira al centro per Banegas, pallone sulla destra per Rossi, fuori misura il pallone di ritorno, Talamo per Baldè, può ripartire la Nocerina in contropiede, squadre lunghe in questo scorcio di secondo tempo, Baldè per Basanisi, pallone che è tenuto in no, al momento di crossare al centro Basanisi non è riuscito ad impattare il pallone, si è anche fatto male molto probabilmente. Stanco Basanisi dopo il cost to cost di qualche minuto fa, è rimasto a terra, ora si è rialzato e tornato in campo, la Cavese sta approfittando di questo momento della Nocerina un po' in difficoltà per tanto colpa di una panchina troppo corta. Intanto la Cavese viene avanti con Gagliardi, Gagliardi allarga il gioco sulla destra per Rossi, va a chiudere Schiavella, ancora Banegas all'indietro per Magri, Nocerina che è ritornata però nei ranghi, tutti dietro la linea del pallone, Magri in avanti per Gagliardi, gli si fa incontro con Giacomarlo, a Riperta, Maffei, ancora a Riperta, cerca un pertugio libero la formazione ospite, Bezzona sulla sinistra, palla in verticale, chiude tutto, Caso Naturale poi, anzi si trattava di Giacomarlo, poi Caso Naturale subisce fallo, calcio di punizione in favore della Nocerina che può respirare quando siamo nel minuto che intercorre fra il 16esimo e il 18esimo nel corso della seconda frazione, il risultato è di 1-1 quello maturato qui allo Stato San Francesco, calcio di punizione battuto da Chietti per Giacomarlo che allarga il gioco sulla sinistra per Garofalo, controllo orientato in avanti di Agostino, il rilancio lungo alla ricerca dello scatto di Baldè, pallone troppo sulla difesa, Magri mette il pallone direttamente in fallo laterale in attacco per la Nocerina, Basanisi con le mani all'indietro per Garofalo, pallone in avanti per Basanisi, il controllo di Basanisi, palla all'indietro per De Marino, De Marino per Giacomarlo, Giacomarlo un'occhiata in avanti, poi ritorna sui suoi passi, torna a De Marino, Schiavella e il pallone di Schiavella è fuori misura, direttamente in fallo laterale con le mani, Maffei dalla sinistra per la Cavese all'altezza della linea mediana del campo, è pronto alla battuta, alla rimessa in gioco, bacio Terracino, il pallone a vie centrali, Bezzon lo ruba a Schiavella, pallone a Foggia, il tiro di Foggia alto, nulla di fatto per questa azione offensiva della Cavese. Deve rifiatare la Nocerina, deve effettuare qualche cambio Zavettieri, alcuni calciatori non ce la fanno più, questo fa assolutamente il gioco della squadra metelliana che è stanca anche lei ma ha dei giocatori decisamente più forti dal punto di vista tecnico. Il fallo di fondo ad opera di Stagos, le parti di Talamo che non ci arriva, pallone che termina sul in fallo laterale, con le mani Rossi dalla destra in orizzontale per Bezzon, porta a spasso il pallone sulla sua traccia, c'è Talamo, Bezzon all'indietro per Fissore per Magri, il pressing di Basanisi su Magri, riesce Magri a girare il pallone ma la Nocerina guadagna un buon pallone nel metà campo della Cavese con Giacomarlo dal limite, il tiro di Giacomarlo, la parata esteticamente brutta ma efficace di Colombo, Nocerina vicino al raddoppio con questo tiro
dal limite di Giacomarro con Basanisi che cerca l'apporto del San Francesco. E se lo meritano questi ragazzi. Un grado di angolo in più e avremmo parlato di un Eurogol di Giacomarro. Che peccato. Intanto una nuova sostituzione pronta per la Cavese, sta per entrare numero 8 Palma. Vedremo chi uscirà, ma tutto è pronto per l'angolo della Nocerina. Cacciata come per la Nocerina dalla sinistra di Colombo, con il sinistro orientale si porta Garofalo, palla sul secondo palo, pallone passa, l'ultimo tocco è stato di nessuno perché riesce la Cavese a tenere il pallone in campo con Rossi, ma si pianta lì e lo cede a Romeo, dalla sinistra a Romeo, il cross al centro, caso naturale in aria, non riesce ad arpionare un pallone difficile, c'era quasi riuscito. Fondamentali tecnici importantissimi per caso naturale. Ah, è un giocatore che dà del tuo al pallone. Intanto doppia sostituzione per la Cavese, entrano con il numero 8 Palma, con il numero 26 D'Amore, esce con il numero 24 Baso Terracino, al suo posto proprio numero 8 Palma. Maffè. Esce anche il numero 3 Maffei, giocatore classe 2004, al suo posto Francesco D'Amore, giocatore classe 2004, come il ragazzo che è uscito. Non si muove ancora niente in seno alla panchina rossonera. Tanto sono 22 i minuti nel corso della ripresa. 1-1 il risultato qui a San Francesco. Fallo avrebbe battuto Talamo, il fallo su di lui, il calcio di punizione in favore della Nocerina. Classico regalo di Magri. Calcio di punizione per la Nocerina, tre quarti campo, 8 di sinistra, siamo lontani dalla porta difesa da Colombo, ma il sinistro di Agostino Garofalo può essere pericoloso in fase di assist, di assist per qualche compagno sul secondo palo, pronto all'inserimento. Un uomo in barriera messo da Colombo, si attende il fischio dell'arbitro per la battuta di questo calcio di punizione. Fischio dell'arbitro che arriva, pallone sul secondo palo, di testa Talamo riesce a tenere in campo il pallone, De Marino lo mette al centro in qualche modo, palla che rimane lì, il tiro di Baldé contrato, poi De Marino contrato e riparte la Cavese in contropiede, ma c'è la chiusura di Giacomarro che ragiona, mette palla in avanti alla ricerca di Talamo e a Liberta si mette il pallone in fallo laterale, rimane l'attacco la Nocerina con Garofalo dalla sinistra, pronto alla rimessa in gioco. È una Nocerina che meriterebbe qualcosa in più rispetto a questo 1-1. Talamo in qualche modo per Garofalo sulla sinistra, Garofalo il cross al centro contrato in un fallo laterale. Rimane in attacco la Nocerina, fallo laterale dalla sinistra di Agostino Garofalo, il pallone all'indietro per Samuele Romeo. Romeo che lascia scorrere il pallone, serve all'indietro ancora per De Marino. Si allarga sulla destra caso naturale. De Marino opta per la battuta corta per Giacomarro. Giacomarro la sventagliata dal lato opposto alla ricerca proprio di caso naturale, che però non può arrivare sul pallone. Ci arriva invece Chietti sulla rispinta della Cavese. La Baldé, il pallone spalla alla porta. Baldé per Basanisi, entra in area di rigore Basanisi. Pallone per Baldé. Il tiro di Baldé, la parata, il tiro di Baldé, Nocerina, ha raddoppiato la Nocerina, è cambiato il risultato a San Francesco, ha raddoppiato la Nocerina, ha segnato il numero 17 della Nocerina, Manuel Chietti, Nocerina 2, Cavese 1. Meritato questo vantaggio della Nocerina, mentre è a terra caso naturale, è a terra, anche Carmine è a terra. Terra caso naturale, vittima di crampi, ha fatto una grande partita questo ragazzo che è arrivato a Nocera solo nella giornata di ieri. Grande partita, un giocatore che potrà servire alla squadra rossonera, ma nulla, non abbiamo fatto ancora niente Carmine, mancano 20 minuti più 3 giorni di recupero. Vediamo come proseguirà, ma una menzione d'onore per Manuel Chietti, che è un ragazzo che non si è mai tirato indietro,
soprattutto in questa stagione. Ha un grandissimo cuore rossonero. 25 minuti sul cronometro, Nocerina 2, Cavese 1, 20 più recupero da giocare qui allo Stadio San Francesco. Intanto è ripartito il gioco, c'è un calcio di punizione per la Cavese nella metà campo rossonera. È pronto a rientrare in campo anche Casa Naturale, sembra aver recuperato. Gagliardi viene in avanti, palla al piede, c'è il defeat di Gagliardi, pallone in verticale per D'Amore, palla direttamente sul fondo. Si ripartirà con un fallo di fondo. Ad opera di Stagos. Descrivere l'azione del gol, ma ci sono state così tante emozioni in così pochi secondi. La palla è arrivata a Chietti dopo una respinta corta della difesa del portiere della Cavese. È stato un flipper in area di rigore della Cavese con Baldé, che aveva provato di giustezza a battere Colombo. Colombo aveva ribattuto, il pallone è stato ritirato, mi sembra, da Basanini. Comunque una serie di tiri ribattuti, poi Chietti tutto solo si è visto arrivare il pallone giusto e ha battuto Colombo imparabilmente. Intanto Baldé prova a venire avanti, la Cavese prova a ripartire con Gagliardi, palla dentro di Gagliardi per Banegas, Garofalo in avanti, il pallone foggia, lo domestica, poi ancora Garofalo, schiavella Garofalo che spedisce lontano dalle parti di Magri, che addomestica la sfera, la serve a Rossi. Rossi in verticale per Banegas, in orizzontale per il entrato Palma. Palma lì indietro per il numero 18, Bezzon. Bezzon sulla sinistra per Gagliardi, chi sovrappone D'Amore. Gagliardi prova ad andare per via centrale, Gagliardi si accentra, evita un avversario, Basanisi capisce tutto, poi subisce fallo e Gagliardi va a finire sul taccuino dei cattivi per una brutta entrata su Basanisi, piede a martello per lui. E giustamente l'arbitro lì a due passi è andato ad ammonire. Intanto è pronto Bandeira Diniz per la Nocerina ad entrare in campo, molto probabilmente uscirà dal campo Caso Naturale, che non ne ha più, ma che ha fatto un'ottima partita d'esordio con Dita, e hai detto niente dal gol del momentaneo 1-0 per la Nocerina. Sì, ha fatto una grandissima partita Caso Naturale, l'abbiamo detto anche qualche istante fa. Nel frattempo sono due i giocatori della Nocerina a terra, colpiti da crampi. Stanno dando tutto i giocatori in campo. Entra Badeira Diniz, un calciatore che sulla fascia sinistra, quando ha potuto agire da esterno più alto, si è riscaldato di tante tante gare anonime che ha compiuto nella prima parte della stagione. Speriamo che possa continuare su questi livelli. Nel frattempo sta per uscire Caso Naturale, che si è rialzato. Per lui ci sarà un grande e meritato applauso da parte del Tribuna di San Francesco, dei distinti e delle poche persone che sono presenti in cura. Si porta a sinistra con sulla stessa fascia di Garofalo, Chietti che rimane a destra. Intanto fallo, calcio di punizione di Marino in avanti, il pallone dalle parti di Talamo che anticipa D'Amore in fallo laterale, va giù Garofalo e sembra Talamo, chiedo scusa, colpo alla testa per lui. Talamo che è a terra, si tocca la nuca, la Cavese continua a giocare mentre tutta la Nocerina chiede che venga fermato il gioco. È un comportamento antisportivo al di là dello svantaggio dell'arbitro, che ha fermato il gioco. Si lamentano i giocatori della Cavese, ma quando un calciatore subisce un colpo alla testa il gioco va fermato immediatamente.
si accende un po' di mista, ma sono anche quelle cose. La cosa che mi lascia più interdetto è l'arbitro che diceva agli addetti ai lavori della Nocerina: tiratevelo fuori dal campo. È vero che è a ridosso della linea laterale, ma non si può intervenire con il gioco in corso. È questo quello che lascia più interdetti di tutti, sinceramente. Abbiamo parlato più volte anche della di questa classe arbitrale inadeguata. Non c'è più una selezione come negli anni passati, è più facile diventare arbitri anche in categorie più importanti. Purtroppo, i risultati sono questi. Talamo si tocca ancora la nuca, ma credo anche una borsa di ghiaccio per lui. Su quel punto del corpo si ripartirà con una palla scodellata da parte del signor Zago della sezione di Conegliano Veneto, che sarà appannaggio totalmente della formazione metelliana. 15 più recupero al termine di questa partita, che vede la Nocerina in vantaggio per 2-1 in questo match infrasettimanale prenatalizio, che il destino ha voluto vedersi affrontare Nocerina e Cavese all'ultima giornata del campionato d'andata. Si riparte con la Cavese in possesso del pallone. Bezzon per Aliperta. Aliperta ancora per Bezzon. Rientra in campo Talamo dopo la botta alla testa. Gagliardi all'indietro il pallone per Rossi. All'indietro ancora per Magri nel cerchio di centrocampo. Il pallone per Fissore. Il pressing di Basanisi. Palla a Colombo. Colombo va al rilancio lungo, scivola Colombo, il pallone arriva comunque a Banegas che la mette al centro, De Marino la allontana, il pallone dalle parti di Basanisi, serie di batti e ribatti, Talamo in fuorigioco, anticipato comunque da Magri, si ripartirà con il calcio di punizione in favore della Cavese per la posizione irregolare di partenza su questo rilancio dalle retrovie di Nicola Talamo. Calcio di punizione subito battuto. Pallone per Bezzon, D'Amore sulla sinistra. Ancora per Bezzon, orizzontale per Aliperta, Aliperta ancora in orizzontale per il numero 8 Palma, Palma sulla destra per Banegas, Aliperta fermato da Schiavella, un fallo laterale, rimane in attacco la Cavese, fallo laterale battuto, Aliperta in sinistro, serve in orizzontale per Bezzon, Gagliardi. Gagliardi sulla sinistra per D'Amore, gli si fa incontro Chietti. Chietti lo contrasta, il pallone termina sul fondo, fallo di fondo, quindi calcio d'angolo per la Cavese. Dalla destra Palma si porta la battuta di questo calcio d'angolo, di testa Talamo mette fuori, recupera il pallone D'Amore. Palla sul destro, il tiro altissimo rispetto alla porta difesa da Colombo. L'arbitro va a richiamare Stagos per accelerare le operazioni di rinvio. Ricordiamo che Stagos è finito sul taccuino dei diffidati da qualche giornata. Non potrà perdere tempo, altrimenti sarà costretto a saltare il prossimo impegno. Ma sul impegno in casa contro il Gravina. Una sfida da vincere per la Nocerina, una Nocerina che deve tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica in cui è finita. Il fallo di fondo battuto, in testa il difensore della Cavese in avanti, poi va giù sulla carica di Chietti Gagliardi, calcio di punizione per la Cavese in attacco. Out di sinistra del quarti campo, salgono i lunghi della Cavese. Aperta parte corto per D'Amore. D'Amore sul secondo palo, palla che attraversa tutta l'area di rigore, termina dal lato opposto. Schiavella lo tiene in campo, serve all'indietro per Garofalo. Garofalo in avanti per Bandeira Diniz, che tocca il suo primo pallone. Bandeira, serie di finte, prova a venire avanti sulla sinistra. Bandeira viene messo giù, l'arbitro dice che è tutto regolare. Riparte la Cavese con Palma, che serve Banegas, sulle sue tracce c'è Garofalo, il pallone in orizzontale per Gagliardo, il tackle scivolato Giacomari.
Poi Talamo va in pressing, ma più, vice, più, for, più veloce di lui è Fissore, che serve di testa all'indietro per Colombo, subito in avanti per Aliperta, che porta a spasso il pallone. L'1-2 con Palma Aliperta nel cerchio di centrocampo, palla dentro per D'Amore, posizione regolare di fronte a lui Cecchietti, pallone indietro per Bezzon di testa, De Marino mette in fallo laterale, 10 minuti più recupera al termine, fallo laterale battuto all'indietro per Bezzon, 8 di sinistra con la Cavese in attacco, D'Amore di testa, non ci arriva nessuno, ci arriva poi De Marino a spedire lontano dopo che il pallone era stato fermato lì, recupera la sfera alla Cavese, Aliperta, Rossi, l'orizzontale per Magri, Bezzon, D'Amore sulla sinistra, in verticale la sfera per Gagliardi che è andato in inserimento, spalle alla porta, pallone di ritorno per D'Amore che è di fronte a Secchietti, guadagna il fondo D'Amore, cross al centro, dal lato opposto c'è un calciatore della Cavese, lo mette al centro per Banegas, palla per Palma, il tiro a girare d'interno, pallone che termina sull'incrocio dei pali, poi palla che rimane in aria, poi Garofalo viene fuori dall'area di rigore, Cavese vicina al pareggio con Palma che ha colto un incrocio dei pali, intanto Magri commette fallo su Talamo in azione di rimessa, Francesco, la nocerina di lo spiro di sollievo, tutto lo stadio ha trattenuto il fiato sul tiro di Palma che si è stampato sull'incrocio dei pali, nel frattempo c'è un'altra sostituzione per la Cavese, esce Magri che esce dall'altra parte del campo per evitare i fischi della tribuna, ma i fischi gli arrivano lo stesso e sono meritati per questo calciatore che ha lasciato a Nocera un pessimo ricordo. Intanto la Cavese ha messo Tumminelli, un giocatore offensivo, probabilmente difesa a tre per gli uomini di Troise in questo finale di gara. Calcio di punizione per la Nocerina, sul pallone c'è Garofalo che va alla sventagliata dal lato opposto per Basanisi che domestica un buon pallone, serve all'indietro per De Marino, De Marino ancora in orizzontale per Romeo, Garofalo che evita un avversario con un dribbling, forse subisce fallo, l'arbitro lascia correre, Baldé in mezzo a due, va giù, l'arbitro dice che si può continuare, palla dentro di Aliperta per ci sembra Banegas, cross al centro, Foggia viene chiuso al momento del tiro da Chietti in calcio d'angolo, calcio d'angolo per la Cavese dalla sinistra di Stagos, si porta Banegas alla battuta. Pallone recuperato con le mani da Magri che sta lasciando il campo lentamente, andrà a sfasciare gli spogliatoi di nuovo probabilmente. Banegas dalla sinistra con il sinistro a rientrare, palla in area di rigore, alzata a campanile da un calciatore della Cavese, palla che rimane in aria, il contro cross alla ricerca di Banegas che fa su il pallone di fronte a sé c'ha Bandeira, Banegas ancora il cross al centro di testa, prolunga il pallone, Schiavella che poi va, lo rincorre e lo mette in avanti evitando il fallo laterale, recupera il pallone Rossi, è rimasto a terra Romeo colpito alla testa, gioco fermo, si ripartirà con l'arbitro che va a sincerarsi delle condizioni di Romeo. Quando è pronta una sostituzione per la Nocerina, si allungano i tempi del recupero, credo che entrare sia Mancino ma non ne sono sicurissimo, non c'è una grande visibilità in questo momento, quello che importa è che a terra Romeo e si tocca il volto, l'arbitro è lì a due passi. 7 minuti, anzi meno di 7 minuti, più recupero al termine di questa gara, di questo derby che la Nocerina, Carmine, sta giocando con una intensità straordinaria. È stata fondamentalmente anche una bella partita, certamente, dove hanno regnato i nervi, l'agonismo, ma non il tatticismo, perché le due squadre si sono affrontate a viso aperto in entrambe le frazioni, con la seconda frazione chiaramente che ha visto le due squadre allungarsi decisamente, con la Cavese alla caccia del gol vittoria, la Nocerina che ha trovato addirittura il gol per portarsi con un piede in avanti, adesso con la Cavese che è costretta a rincorrere in questi 6 minuti più recupero che ci separano dalla fine della partita.
recupero che si preannuncia lungo, non tanto per le sostituzioni, la Nocerina ne ha fatte pochissime, la Cavese ha fatto la prima nel corso della prima frazione di gioco. Nel frattempo entra il numero 97, esce il numero 97 Baldè, al suo posto Fusco, calciatore classe 2004, difensore che si copre un po'. Giocato bene anche in quel di Bitonto Fusco, speriamo che possa ripetersi, si copre magari spostando anche Chietti un po' più avanti. Intanto lo Cerina momentaneamente in 10 perché Romeo è ancora al di fuori del rettangolo di gioco, il pallone in area di rigore che termina direttamente sul fondo con Stagos pronto a sorvegliare. Pronto a rientrare Romeo, pronta anche quasi la sostituzione di mister Nunziato, si va a riaccomodare in panchina Fusco. Anche il tabellone era pronto per permettere al 98 di sostituire il 97. È tutto rimandato. Si riparte con il fallo di fondo ad opera di Stagos, pallone lungo e la mette a campo della Cavese, di testa Talamo non ci arriva Fissore, poi si lotta su questo pallone a riperta, lo mette giù per Bezzon. Bezzon ferma tutto. Cade avanti, serve D'Amore sulla sinistra. D'Amore di ritorno per Bezzon, sulle sue tracce c'è Talamo, pallone indietro per Fissore. Cina che non va in pressing sul portatore di palla basso, serve in orizzontale per Rossi. Baldè questa volta ci va in pressing. Rossi per Manegas che si beve Garofalo, si beve Diniz, Bandeira che lo stende, lo trattiene dalle spalle, calcio di munizione per la Cavese e ammonizione per Bandeira. Diniz, meritata. Meritata, ha tirato la maglia con veemenza Bandeira Diniz, l'arbitro non ha potuto fare altro che esibire un cartellino giallo al giovane calciatore rossonero, ma va bene così. Sostituzione che arriva in questo momento, esce dal campo Mamadou Baldè Baldè, entra al suo posto Manuel Fusco. Non il miglior Baldè, non è a meglio della condizione fisica, nel secondo tempo ha dato un apporto alla Nocerina migliore che nel primo, ma ora c'è bisogno soltanto di stringere i denti. Un calciatore della Cavese va a spingere Baldè per accelerare la sua uscita dal campo, beccandosi meritati fischi dello stadio. Qualche volta ce lo possiamo permettere anche noi di perdere qualche secondo in più. Baldè esce dal campo visibilmente provato, calcio di punizione per la Cavese, auto di destra con il sinistro a rientrare, va a riperta la battuta, intanto Fusco si era entrato, si era dimenticato di dover entrare in campo. No, era l'assistente che lo ha tenuto a bordo campo finché non ha dato l'autorizzazione l'arbitro. Calcio di punizione per la Cavese, a riperta sul pallone, palla in area di rigore, alza il campanile Giacomarro fra le braccia sicure di Cristomos Skagos, che abbranca impresa, si mangia il pallone e va giù perdendo qualche secondo prezioso. Due più recupero al termine di questa partita. Stagos al rinvio lungo dalle parti di Talamo, che adesso fa funzione di unico attaccante. Basanisi in mezzo a due, si libera di due avversari, palla dentro in no look e fuori gioco di Talamo. Fuori gioco di Talamo, ma Basanisi cosa aveva fatto? E intanto Talamo giustamente ammonito, è espulso e va fuori. Era già ammonito, aveva tirato. Seconda ammonizione per Talamo e va fuori per aver tirato a gioco fermo. Mi ero perso la prima ammonizione di Talamo, a dire la verità. Nocerina che è costretta a rimanere in 10 per una assurdità, per un gesto molto stupido da parte di un calciatore già ammonito. E devo dire la verità, mi ero perso la prima ammonizione di Talamo, che ora fa il giro lungo per lasciare il campo lunghissimo. L'arbitro prolungherà il recupero, saranno almeno 5 l'extra time qui al San Francesco, e per noi tanta sofferenza. Si ripartirà con, intanto l'assistente dell'arbitro richiama l'attenzione dell'arbitro stesso per
andare a ritarguire qualcuno dalla panchina che viene espulso. Espulso Minichino, che si stava allenando a bordo campo, deve aver detto qualcosa che il primo assistente ha sentito e l'arbitro gli ha sventolato il cartellino rosso. Ulteriore tempo che si perde, ulteriore recupero qui al San Francesco. Credo che saranno a questo punto 6 almeno i minuti di overtime, perché praticamente dal 42esimo non si è giocato mai. Gioco fermo, si riparte con un calcio di punizione per la Cavese, il recupero viene segnalato adesso. 6 minuti, 6 di minuti di recupero, si giocherà fino al 51esimo. Probabilmente si giocherà per 6 minuti dal momento in cui riprende il gioco, quindi fino al 51esimo e 30 secondi, una partita che non finirà mai qui a San Francesco. A riparte in possessione il pallone, Nocerina in 10 uomini, espulsione di Talamo per doppia ammonizione qualche minuto fa. Palma, Banegas, 1-2 con D'Amore, Banegas, Palma, in possessione il pallone per la Cavese, in orizzontale per D'Amore, dal lato opposto. Viene in avanti di fronte a Siacchietti, Fusco va a far fallo e Bezzon lo evita, poi Fusco commette fallo, calcio di punizione in favore della Cavese. In attacco auto di sinistra. Noi un arbitro casalingo mai, anche nei derby in casa dobbiamo vedere un arbitro. Calcio di punizione per la Cavese dalla sinistra. Con il destro orientale si porta Gagliardi alla battuta. Potrebbe tentare anche la conclusione in rete diretta. Due gli uomini in barriera messi da Stagos. Parte il fischio dell'arbitro, parte Gagliardi diretto verso la porta. Stagos mette il pallone fuori, la respinta, il tiro di D'Amore, il pallone che termina alto. Nulla di fatto per questa azione offensiva della Cavese. 46 e 45, si giocherà fino a 51 e 30. Tanto si perde qualche istante per recuperare il pallone, va il numero 7 della Cavese, Gagliardi, a recuperare la sfera posizionandola sul punto di battuta, invita a farsi avanti i suoi compagni Stagos. Nel frattempo siamo al 47esimo e 7 secondi. Stagos si dio invio in avanti, Basanisi di testa prolunga la sfera dove non ci sono maglie rossonere, esce dalla propria area di rigore. Colombo ha dato a messicare il pallone con i piedi, la serve per Bezzon sull'auto di sinistra. Bezzon che punta la linea mediana del campo, la salta vicino a sé, c'è D'Amore, lo serve D'Amore, lascia il pallone a Gagliardi. Gagliardi la gira al centro, nel cerchio di centrocampo per Mimmo Aliperta. Aliperta libero di manovrare, porta il pallone in avanti, lo serve sulla destra, il cross al centro di testa, Romeo prolunga la sfera, poi la rovesciata di D'Amore che termina abbondantemente al lato rispetto alla porta difesa da Cristo Mosi. Stagos rimasto a terra nella fattispecie, però Alessio Romeo, colpo al volto per lui. Ancora un colpo al volto, probabilmente recupero che si allunga ulteriormente. È una partita si rialza Romeo. Finirà mai, sono entrati però i sanitari della Nocerina, costretto a uscire Romeo. Nocerina che sarà momentaneamente in 9 per qualche secondo. È stata un'ingenuità questa da parte, anche se è stato l'arbitro a chiedere l'ingresso in campo dei sanitari. Speriamo che faccia rientrare il calciatore rossonero quanto prima. Nocerina che non può permettersi di rimanere in 9 uomini con una Cavese che è tutta votata in avanti alla ricerca del pari. 48 minuti 35 secondi nel corso della ripresa, si giocherà per almeno altri 3 minuti, sembra stare bene Romeo. Nocerina al momento in doppia inferiorità numerica per l'espulsione di Talamo e per Romeo che esce fuori dal campo. Il fischio dell'arbitro, parte Stagos che deve andare alla battuta. Rinvio lungo di Stagos dalle parti di Basanisi che è andato a saltare di testa. La riperta. Gagliardi, la riperta. Per Banegas.
ripete in area di rigore, il pallone al centro, Garofalo, viene fuori palla al piede, Basanisi viene messo giù, forse un calcio di punizione ma va bene così, il pallone termina sul fondo, 49-36, si giocherà per altri due minuti. Nocerina 2, Cavese 1. Si fa sentire il San Francesco spingendo il cuore di questi ragazzi che sono vicini, non lo so, alla fine della partita. Sta così vite i suoi a salire. Andrà la battuta del fondo. Fallo di fondo battuto dalle parti di Basanisi che lascia sfilare il pallone. È andato giù a Liberta. L'arbitro lascia giocare. Palla in avanti. Stagos! Assolutamente in area. Area di rigore. Stagos al limite. Impresa alta, il pallone gli è scappato. Ha fatto su il pallone. Abbondantemente dietro la linea, lo fa vedere, non si muove, fa ravvisare la sua posizione all'arbitro, va a disturbare un giocatore della Cavese, il rinvio del portiere rossonero che finisce. Pallone in avanti, 60 secondi alla fine. Schiavella, Basanisi non riesce a impianare. Schiavella, palla dentro per Basanisi. Colombo di testa, allontana la sfera, l'arbitro un occhio dal cronometro, lascia giocare, si giocherà ancora, palla che passa, Garofalo mette fuori, pallone rimane lì, ancora Garofalo. 6 minuti sono scaduti, ma che altro secondo, dice l'arbitro, probabilmente si giocherà per un minuto in più, non finisce mai questa sofferenza. Fallo laterale in attacco per la Cavese. Aliberta, pallone di ritorno sulla destra, ancora per Aliberta che lascia sfilare, palla in orizzontale per Gagliardi. Aliberta, palla dentro, Foggia di testa, pallone fuori, il fondo, il fondo, l'arbitro lascia giocare ancora e l'arbitro lascia giocare ancora. Mancano 10 minuti. Basta per finire la partita. Si attende il triplice fischio. La Rocerina in vantaggio. La Rocerina in vantaggio. Cosa vuoi più, caro signor Zago di Conegliano Veneto? Fischiala questa partita. Fischia! Fischia! La Rocerina! E la Rocerina vince! E la Rocerina vince! E la Rocerina vince! La Rocerina vince il derby! La Rocerina vince il derby! Perché la Rocerina non vuole mai! La Rocerina non vuole mai! La Rocerina non vuole mai! 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 La Rocerina si aggiudica questa vittoria! Noi diamo la linea alla pubblicità, consigli per gli acquisti. Riprendiamo la linea dallo Stadio San Francesco, è finita da poco la partita tra i metelliani e i rossoneri con la Nocerina che sta festeggiando in mezzo al campo, festeggiando per questa vittoria meritatissima, eccola l'esultanza dei calciatori rossoneri, chiedo scusa se le immagini non sono delle migliori, i ragazzi vanno a prendersi l'applauso meritato di questo stadio. Nocerina batte la Cavese per 2-1 in una gara dalla intensità straordinaria.
fa fatica anche a commentare. Peccato che non ci siano più tifosi a gioire di questa squadra che ha dato l'anima, ha messo tutto quello che aveva in campo e ha conquistato una vittoria meritata. Sì, Francesco, una vittoria meritata, una squadra che ha dato tutto, ha dato anche più di quello che ci saremmo aspettati che potesse dare. Io ebro di gioia, insieme a Francesco Bersito, a tutta la redazione di ForzaLocera.it, vi auguro buone feste, buon Natale, ci vediamo dopo la Befana per Nocerina Gravina. Il 21 dicembre è la giornata più corta dell'anno, dal 22 inizia le giornate iniziano a diventare più lunghe, il sole vince sulle tenebre e speriamo che questa sia anche l'alba di una nuova Nocerina. Domani dovrebbe essere ufficializzato il passaggio di consegna verso la nuova società, sperando che il sole torni a splendere qui al San Francesco e qui sul futuro rosso-nero. Bisogna preservare questa categoria e poi si vedrà il futuro. È ancora tutto da scrivere. Io vi lascio su queste immagini e vi do l'appuntamento a fra poco sulle continuamente sulle web frequenze di ForzaNocerina.it e Nocerina Channel per seguire come sempre le gesta della Nocerina dallo Stadio San Francesco. È tutto per quanto riguarda la mia cronaca. Per le immagini andremo avanti facendo parlare il San Francesco.